Mannaggia Cristo. Ed eccoci qua. Fai il bravo, zio bello, fai il bravo. Non possiamo iniziare una live così. Buonasera. Dobbiamo iniziare una live sempre con grande stile qui, eh. Eh sì, si inizia con un bel bestemmione, eh. Faremo finta di non averlo sentito. Allora, siamo tornati tutti come prima. La Pasqua è andata via. Giustamente Pasquetta, che tutte le feste si porta via, e siamo di nuovo qui. No, qui operativi, pronti a proseguire le nostre avventure su Dragon's Dogma 2, che ieri è andato veramente molto bene. Abbiamo fatto un bel viaggio, abbiamo incontrato tante belle creature che, vabbè, siamo riusciti a stendere e andare avanti. Però attenzione, non perché so perché sento dei profilax di fase. Ce ne vuole ancora. Chi l'avrà mai visto i profilax? Non è ancora finita. Sicuramente qualche losco individuo. Allora, quindi prepariamoci a continuare la nostra grande avventura. Questo gran bel titolo, devo dire. Chissà quante altre ne vedremo. Quella, sì, Minimano. Preparati, Minimano, Torniamo nel regno di Dragon's Dogma. Ieri quante te ne sei perse? Abbiamo visto creature di ogni tipologia, eh. Eh sì. Abbiamo fatto una bella strage ieri. Abbiamo anche rischiato, Abbiamo rischiato grosso. Allora, devo proseguire una secondaria oggi. Cavalier Light, sì. Perché cazzo? La scintillante armatura. Aspettate che abbiamo lo skin individui qui. Mettiamoli al giusto volume. Cosa è successo? Garza, anzi. Giusto perché mi sta continuo un po'. Che siamo pazzi, oh. Me la abbassare. Quanta potenza. Ecco, così va bene. Allora, che vuoi fare, Dragon's Dogma? La Madonna, cazzo. Partiamo o non perché? Partiamo? 19 ore di gameplay. Madonna. Qualcuno mi dice che hai dormito poco. Devi dormire di più, dormi poco tu, attenzione, Prima o poi crolli. Fai come Manu, che lui sì che è un gran dormiglione. Manu sì che la si allunga. Non credi, zio bello? Beh, cazzo, devo stare un po' l'avvento. Fra 5 ore? Ah, fra 5 ore vai a scuola. Cosa, zio bello? Cazzo, ha scritto una cosa importante già da me. Buono. Anche da me Minimano ha scritto una cosa importante. No, Cars è serio ora. Qua te lo devo rioperare gli occhi. Un'altra volta? Ma io non ho capito questa storia. Ma poi com'è gli occhi? Non era uno solo? Ma Cars sta diventando cieco? Zio Pelo? Almeno sto gioco mi mette il silicone. Vabbè, misteri misteriosi. Fanculo a tutti. Che cazzo vuoi? Allora, fanculo la testa. Il sì, dice il testo funziona, cazzo. Il silicone che gli schizzano ogni volta nell'occhio che c'ha problemi. Vabbè, però è uno l'occhio da operarlo, mica tutte e due. Non sta diventando cieco, Cars. L'altro occhio funziona. Che a sentire a te, Tranquillo Minimano, Cars non sta diventando cieco. Al massimo farà il pirata per i sette mari. Allora, vediamo un po' dove eravamo rimasti. Cars, io ti farò il pirata per i sette mari ora? Ma che ti serve la retina, Cars? A cosa ti serve? Dobbiamo tornare da queste parti. Sì, qui non c'è nulla. La missione è impostata, no? Sali a bordo, sì, e regati là. Stai giocando in Azuma, quello nuovo? Sì, in anteprima. Pirata di Dio. Che pirata è, cazzo?
Andiamo, andiamo. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Ingredienti utili da raccogliere. Vabbè, raccoglili. Come siamo messi con i livelli? 15, 15, 11, 14. Quindi Lorenz è l'elemento debole. Dovremo sostituirla appena possiamo. Allora, adesso ce ne andiamo qui. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle as long as I'm around. I'll wager I could make that shot. You cut quite the hunter's figure. Chi ha ucciso? Chi ha ucciso? Selvaggina? Carne di bestia. Seguitemi, seguitemi. Tutti quanti. Oxcarts make for relatively safer travel. Walking everywhere is certainly tiring. Ok, siamo arrivati. Allora, esaminiamo bene a chi dobbiamo dare questa missiva. Sali a bordo di un carro e porta la lettera di Margit al suo destinatario. Carse, che cazzo vuoi? È la vita. Allora, intanto vediamo cosa vende questo. I've a selection of wares that... Chiave provvisoria. Scudo folgorante. Anello che conferisce poteri al portatore la cui anima risuona con la sua magia. Nell'esterio che rinvigorisce lo spirito. Chi lo indossa è più resistente all'abbattimento o al barcollamento. 8.000. Ti pare? 8.000 sono soldi, Sure to please. No, no. Pleasure doing business with you. Sei un po' costoso, bello mio, sei un po' costoso. Allora, cerchiamo la persona a cui dobbiamo dare questa lettera, va? Chi sarà mai? Io sono arrivato nel punto, però. Ma chi è fra tutti questi? Non c'è qualche info? Lo sta cercando, per caso l'hai visto? Ma chi cazzo? Sei a bordo di un carro per me e porta la lettera di Margit. Con quello che fai chissare i cieli? Ah, Lennart. Lennart, Lennart. Casa di Lennart, eccolo qua. Dobbiamo andare qui. Come dicono le mie mani, cazzo? E vabbè, cazzo, ti dico, io stacco che qua... Lennart! Certa, writings could be of import. Io so da fare. Lennart! Dove minchia è Lennart adesso? Tu chi sei? Sei Lennart? You Norbert? Ah, fai. Wait, listen. Would you be willing to search for brave fool said he was going to look for herbs and went off into the forest? I'll go and cercare tuo fratello, Certo, andresti tu, ma è un posto pericoloso, giustamente ci vado io. Grazie a tutti. Alla prossima. Carse, ci sentiamo da live. Vabbè. Vai, accettiamo. Right, go into the forest and turn when you reach the tree with the bird's nest, keeping the cliff to your... Ah, this won't work, will it? I could see the root in my mind's eye. But my feet know it better than I do. But my brother and I are the only ones who use that path, to my knowledge. Un raid, attenzione, raidino. E chi è questo? Ah, ma è Carso, ma come corre? Come fa Brum Brum con la sua bella moto? Sì. Un vero professionista. Sì, cazzo, sto nuovo gioco. Torna pure indietro nel tempo. Comunque, come nella vita reale. Ho provato Mafia con mouse e il controller. No, Mafia con controller. No. I'll have to show you the way. Watch Dog è meglio il controller.
The monsters of the forest have changed. I'll need you to watch over me. Keep me safe. Right. In we go. A rescue mission, is it? E niente, devo fare sta missione. E io dico, vengo qui per un altro obiettivo e mi trovo a fare altro. Allora, andiamo a cercare il fratello di questo, va? Vai, andiamo. Visto che ci tieni tanto. Chi ha vinto il concorso dello zozzone? Ma sinceramente non saprei. Era pieno di tizie. Dovrei indagare su internet, perché comunque è una cosa che è andata anche su Facebook. Poi se scopro qualcosa ti faccio sapere. Ma ce n'erano comunque, eh. Era pieno di strappone, eh. Mamma mia quante. Una bella carreggiata, sì. Due mi si erano anche piazzate davanti. Quindi dove si va? Vadi, la seguiamo. Ragazzi, ci siete? Ok. We are none of us alike in vocation. That is most no. I see it. Io sono un bambino pulito e innocente, non le faccio queste cose. Un arcangelo di luce è sempre santo e beato, non ve lo dimenticate. Vabbè, non ce l'ho nemmeno. Noi arcangeli non siamo muniti di membro. Lì sotto c'è il nulla, come Candy Barbie. Magari a uno della giuria. Perché prima ho visto uno della giuria che era sparito con una delle concorrenti e poi sono usciti entrambi dal bagno. Quindi può essere andata così, non saprei. Allora. E coincidenza, questo qui a questa gli dava sempre 10, eh. Sempre ottimi voti. Eh sì. Poi ho fatto vedere l'acqua del Tevere com'era bella cristallina, Let's stop here a moment. Si respirava proprio un'aria pura e bella. Come ho già detto ieri, berla tutti i giorni e campi più di 100 anni sicuro. Questo è un buon punto, fermiamoci qua. I've camped here with my brother many a time. No doubt he caught his breath here before moving. We've little need for a Quindi ti vuoi accampare, sei sicuro? I understand the inclination arisen. Camping is one of Vabbè, life's simple pleasures after all. Cosa? La meglio, come si fa a vedere? No, ma adesso non è aggiornata, però se vuoi puoi vedere quella attuale. Allora qua mi dice, obiettivo, 50 follower, ce l'ho 3. 4 persone in chat, cioè... Condividi. 5 persone condividi. Condividi che ti dico, condividi. One moment ragazzi, aiutiamo un secondo zio bello e poi riprendiamo il nostro cammino. Allora. Vai su panoramica. Vai su obiettivi, sotto. No, a sinistra, tutta a sinistra. Tutta a sinistra. Obiettivi. Come diventare affiliato. Eccola quella sopra. Come diventare affiliato. Hai già fatto l'obiettivo della media, tu. No, vabbè, ragazzi. Cioè, ragazzi, se Zio Bello trasmette... per altri 3 giorni all'affiliato. Trasmetti per almeno 8 ore. No, vabbè, zio, bello, è fatta, eh. Devi fare live altri 3 giorni. Bella cazzo! Ci credo. No, vabbè, ma sta cosa è surreale, ragazzi. Io non so se sta cosa sarà da dire a Gomu, eh. Io non glielo dico. Se voi lo dici tu, io non mi prendo responsabilità. Ma ci rendiamo conto?
Cioè, zio Bello, la cosa più complicata l'hai fatta, eh. Sei andato addirittura oltre il 3. Tu sei, la tua media è quasi 4. Vabbè, raga, tu sei un mostro, zio Bello. Complimentoni, No, è questa curiosità, la nostra è la media. eh. Vabbè, ma c'è poco da vedere fatta, no? No, perché ho messo il pallino come ora? Quella cosa da vedere, ho fatto bam, vediamo i risultati. Ah, boh, 3 giorni arriva quella cosa che Gom vuole tanto. Sì, ovviamente devi fare live per altri 3 giorni. Se non li fai, Sì, 3 giorni. Vabbè, zio bello, tu cerca di fare live in questi giorni apposta, capito? Così la sblocchi. Bravo, Domani. bravo. Tu in questi giorni, appena puoi, anche un'oretta, due, fallo apposta. Così lo sblocchi subito. Tanto una volta che c'è l'affiliato ce l'hai e non te lo leva più nessuno, eh. E potrei offrire grandi contenuti, zio Bello, eh. Lì sì che pioveranno i soldi, zio Bello, appena arriva l'affiliato, eh. Pioveranno i miliardi. Eh sì. No, comunque te lo dico, qualcuno quando lo saprà non ne sarà molto contento, te lo dico, zio Bello, eh. Non faccio nomi, ma qualcuno potrebbe infastidirsi. Ok, torniamo a noi. Se li fai fatti tuoi, Io me li faccio, zio Bello, ma tu lo sai che i muri parlano. Tu lo sai, no? I muri chi ci parlano. sta a Carso? Carso non Non parla. c'è solo Kars. Prima c'era anche Minimano. Non so se è andato via. Sì? Minimano se n'è andato. Vabbè, comunque i muri parlano lo stesso. Vai tranquillo. In chiamata c'è della gente mutata, Io non vedi? C'è no. Kars, c'è Yuki, c'è DJ Cherx. Attenzione, attenzione. Vabbè, Ok. vai cazzo, sti Torniamo a cazzi. noi. Vabbè, a parte che se ne accorgerà comunque quando lo prenderai, zio Bello. Cioè... ecco. No, io vedrò la foto di quando lo prenderò. Bene, bene. Molto bene. E tagga soprattutto lui, zio Bello, mi No, io raccomando. non targo nessuno. Ecco. Ci scrivo. Dopo tanti sacrifici e piccole Esatto. soddisfazioni. Dopo tanti anni finalmente è arrivato. Vabbè, alla fine tu è da tanto che stai su Twitch, quindi è giusto, no? Non è che la fai da 2 giorni. Allora, facciamo questo accampamento. Vediamo se arriva qualcuno a romperci le balle. Guarda, tutti davanti al focherello. Gustiamoci il momento, gustiamoci il momento. I've just had a thought. Every master I've ever served has favored different tactics. One party I joined consisted only of ranged specialists. You've given me much to think about. Ah, comunque Kars poi ieri era una burla, eh. Non c'è nessuna modalità PvP di Valhalla. Era un simpatico pesce d'aprile. Eh beh. Lo so che siete dispiaciuti, che volevate rivedere Valhalla, ma è andata così, è andata così. Con Valhalla ormai abbiamo chiuso. Telefono. Poi vedremo se il nostro zio Bello vorrà fare una run. Magari lo porterà lui. Cosa? Dico, magari un giorno lo porterai tu a Assassin's Creed Valhalla. E Cosa? noi saremo qui ad ammirarlo. Sarà un gran giorno. Allora, carne stagionata. Vai. Guardate, zio Bello, stai guardando la mia live? No, perché Sta questo. per partire un filmato bello, eh. Vai a vedere. Da prendere a fare blin blin. Vabbè, allora aspettiamo, aspettiamo. Aspettiamo zio Bello perché qui partono filmati molto succosi. Ecco, no, ma sicuramente Con sarà contento per zio Bello. Per lui zio Bello è come un fratello, è come un fratello. Soprattutto oggi che ieri hai detto che l'ho mutato, secondo me non è tanto contento. Ma guarda chi c'è, guarda chi c'è, la mia preferita, Bubble. Ehi là. Ah. Salve Bubble! Allora, com'è Oddio! andata? Com'è andata? Hai rankato? Sei diventata la numero uno? Ce l'hai fatta? Sì. Sì? No? No, Eh? no, no. No. Vabbè, dai. Allora non apro lo spumante. Lo tengo ancora lì al fresco.
Ma ho visto adesso il draghettino, ma Il che draghettino, hai carino! visto? Eh sì. Ma cos'è lei? Ma è bellissimo! Eh sì, è la Bellissimo! nostra mascotte che ci porta fortuna, assolutamente. È qui sempre con noi, pronta alla grande avventura. Oh, c'è un bolero, c'è un Ma bolero. io ieri non l'ho Eh visto. no, ma ieri non c'era, infatti, è arrivato oggi. Grazie mille per il bolero, zio bello, grazie mille. Ma che carino! Cavolo, comunque io mi presento, sono il suo bello, molto piacere. Bello fresco. Ciao zio bello, ciao. Babbo, lo sai cos'è il bolero? Che ho appena bevuto? No? Ah, è una bevanda che ho solo io, solo io. Praticamente il bolero, che cos'è? Sono delle bustine di vari sapori che tu puoi mettere nell'acqua, shakeri, e c'hai un sapore alternativo. Che ne so, c'è alla mela, c'è al tè, c'è Ah, ok, ho alle capito. verdure, ai fagiani, insomma, varie tipologie. E quello che sto bevendo adesso è Capito. alborotalco, capito? Ah, Bolero al borotalco. alborotalco? Sì, devo dire che è un sapore strano. Veramente? Sì. Alborotalco? Ah, Ma indaga, indaga. cosa c'ha? Scrivi, non te lo so spiegare, è un sapore strano. Sai, non sono abituato a bere borotalco io. Però basta che scrivi su Amazon bolero e trovi le bustine. C'è anche il mojito. Alborotalco? Sai cos'è il mojito, no? Il mojito. Sai cos'è il Ma non mojito? c'è, sì, ma non c'è Ecco. alborotalco. No, beh, il nome è diverso. Però, hai proprio Almeno cercato borotalco. Volevi il portalandolo. borotalco tu, eh? Vabbè, No, comunque porta sia. la mandorla, vaniglia, yogurt. Sì, Ma yogurt, certo. che è sta cosa? È roba buona, eh? Ovviamente non è roba strana, eh? Dà solo sapore Saprà all'acqua, eh? di chimico a spacco. No, non è chimico, non è chimico, tranquilla. È tutta roba sana. Io lo bevo e sono ancora vivo, tranquilla. Sì, non dico che faccia male, però No, ma dà dico. solo sapore Ma all'acqua, sapore eh? Non. chimico è appunto avrà un sapore chimico. Non è un sapore No, chimico, è un no, sapore no. naturale. Tutta roba naturale, oh, natural. No, non è vero, Carson, non dare false informazioni che poi a lei si mette paura, assolutamente. Pisci sangue, Al eh? massimo arcobaleno, arcobaleno. Tutto liscio, tutto liscio. Anche qui abbiamo diversi che lo bevono, eh. C'è un altro tizio che si chiama Manu, poverino, che si è dovuto operare al testicolo destro a furia di bere bolero, ma quella è una coincidenza, e lui lo beve da quando è piccolo, capito? Direi di non, che non lo berrò No, almeno. ma tanto tu non è un problema, sei una donna, non dovrai essere operata ai testicoli, quindi posto, perfetto, me la rischio io al Beh. massimo. A meno che non c'è qualcosa che ci devi dire, ci devi dire qualcosa? No, Aia. no, Mi sa no, che bubble ha un altro significato, attenzione. no. No, 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 C'è anche al basta, gusto dico a tutti segatura, ci dicono in chat. che Sì. sono una finta femmina. Vabbè, comunque a te cosa piace bere? Qual è un gusto che apprezzi parecchio? Ci dica, ci istruisca. Oh, ci sarà un sapore, avrai delle preferenze nella tua esistenza, no? O no? Del tipo ti piace la fragola? Io sì, a me piace un sacco la fragola, C'è sì. anche la fragola, bolero alla fragola, cioè c'è anche all'ananas, c'è anche al cocco. Ce n'è, No, Sì, però pecorino non romano non c'è penso ancora, il bolero al pecorino romano, no? che assaggerò mai il Hai bolero. paura? Hai Non... paura di trasformarti in una strana No, creatura no, esoterica? però non lo so. Comunque se qualcosa che dà sapore all'acqua è comunque qualcosa cioè, che a me sa di chi. Cioè, secondo me avrà un sapore chimico. No, non è vero, assaggialo, No, fidati. Allora, c'è presente era IRAP? no. Quella con il coso che profuma è... È molto simile. Tu bevi dell'acqua che sa di qualcosa, ma non è di chimico. Solo Ma che io... i rap ti illude, ti dà la sensazione che ci sia quella roba. Invece questo è proprio una robetta che metti, una polvere che metti, capito? Boh, sto bene Non così, comunque... so come, non Mi c'è ero gusto passata così. solo a salutare, adesso evapro. Aspetta, prima di evaporare ti farò vedere una cosa bella. Stai vedendo la mia live? Stai buono, Carson, non turbare, non turbare. Stai vedendo la mia live? Ok. Aspetta, zio bello, che aspettavo te soprattutto. Prima una domanda importante, Bubble. Tu per caso sei vegetariana, vegana, australopiteco? No, Ok, no, no. perfetto, perché potrebbe nuocere alla tua sensibilità. Ok, zio bello, stai guardando, sei pronto? Sì. Ok, e ora gustatevi questo momento meraviglioso, perché ora si cucina. Olè. Buona visione. Molto ASMR questo Oh, momento. bella! Senti il suono, senti il Fatta, suono. fatta! Che ne pensi, Bubble, di quello che hai Funziona, visto? Hai Teo? gradito?
What say we settle our stomachs with a few hours? Surely, we continue on our merry way. Vabbè, giustamente, sì, sì, devono nutrirsi anche loro. Dai, vado a fare qualche ranked. Ci si vede. Va bene, tanto noi saremo qui. Zio Bello sarà addormentato sicuramente, ma io sarò qui, Bubble. Molto bene, zio Bello, augura buona fortuna a Bubble. Fai il bravo bambino. Buona fortuna, Bubble, alla prossima. Perfetto. Allora, grazie, vediamo un po'. Un abbraccio. Pure un abbraccio, addirittura, come siamo affettuosi qua. Allora, questo l'abbiamo fatto. Che vogliamo fare? C'è un pisolino. Client buggato, update e non ti fa updateare le robe. Riposa fino al mattino. Ti attaccheranno? No, Tegars, riposa in pace. Non ti ricorderemo. O forse sì. Chi lo sa, niente spoiler, niente spoiler. È lo zio Bello. La notte merdaccia. Che brutta clip, che bruttissima. Ah, vabbè, non c'è quello sfondo lì, quindi è una bella clip. Chi è? Brutta, deve essere quello sfondo. Niente, Yuki è andata giù. Oh, un disegno di Emiliano. Chi cazzo è? Gente allupata. Ma che ne so? Cosa ho fatto? È un regalo per una VTuber. Quindi... non lo so, non conosco e voglio continuare a non conoscere. Io comunque mi dissocio, non c'entro nulla, quindi torniamo a noi. Allora, il disegno è fatto bene. Sì, sì, non so chi siano però. Ma non so neanche chi sia lui. Ehi, tu vai avanti. Devo cercare tuo fratello, a me che me ne frega. Io me no. Do watch where you're going. Cerchiamo il fratello. Oh, don't mind me. These things happen. Chi è? Ci do qualcun altro. Chi c'era? Allora, era facile. Eravamo in quattro a ballare i Lalligalli. Ah, uno sì, sì, padre Cars, padre Cars. Padre Cars, padre Cars, tranquillo. Non avere paura. Bravo C1. Sì, sì, C1. C1 è quello che è appena andato via, non fare il furbo. Vero C3, scusa. Non esiste C3. Non esiste C3. Non esiste C3, c'è uno. I carabinieri vanno in coppia, non te lo scordare. C3. No, le barzellette sui carabinieri sono sempre due. Oh. Carabinieri sono tre, però. Vabbè, quindi... quello nel tuo mondo di fantasia, ma nel mondo reale è tutto diverso. Comunque, ora pensiamo a trovare il fratello di questo, che è molto più importante. Riusciremo a salvarlo? O lo troveremo già morto? Perché in questo gioco può succedere di tutto, eh. Nulla è come sembra. Preparatevi, ragazzi, eh. È quasi il momento. Can anyone hear me? Please. Qualcuno mi sente, ho bisogno d'aiuto. Dei lupacchiotti stanno. Ma sempre lupi devo uccidere in questo gioco. Non va bene. Mi fate uccidere sempre lupi. Non è giusto. I lupi sono sacri. Vieni qua, non schivare. That's it. Senti, posso scrivere una cosa molto bella. Peggio una cosa bella. Un attimo, c'è un dialogo. Una volta che ha scritto Francesco. How are you feeling? Questo pensava di essere spacciato, altro che Francesco. I think I'll be all right, but if you hadn't come for me, I... Thanks, Ian. Grazie, Ian. C'ero pure io, eh. Dovresti ringraziare anche me. Save your thanks, Norbert. I'm your brother. And I ought to have come soon. From where I'm standing, all that matters is that you made... Anyway, I'm eager to be rid of this place. Let's return to the sooner the better. I've got to deliver these medicinal herbs to the people who need... Aye, you'll hear no complaints from me. Tis our duty to protect our charge from harm. Quindi? È finita la missione? Dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo tornare indietro. Eh sì.
Sì. Accompagna Jan e Norbert a Melve. Assicurati che tornino incolumi. Ok, vai, torniamo indietro. Ci siete? Seguitemi. Quanti siamo? 4, 5, 6. Vai. In campana, che qui è pieno di creature pericolose, eh. Non è un posto sicuro questo, dove passare le vacanze di Natale. Oh, lì c'è una casa abbandonata. Ci potrebbe essere qualcosa di utile. C'è modo di salire? Aspettate, dovrò avere il modo di salire lì sopra. Sono curioso, voglio vedere cosa c'è in quella catapecchia. Vediamo se ci riusciamo. Attenzione. Oh, c'è uno scrigno qua. Molto bene. E nello scrigno cosa c'è? Panacea, ok. Such a thing escaped my master's notice. Qui come si va? Ah, ecco, si scende da qui. Con attenzione, senza morire. Ah, abbiamo rischiato, eh. Abbiamo rischiato, bella botta. Cosa c'è? Cosa c'è? Oh, soldi, grazie. E uno scrigno pure. Watch your step, master. Let us hope frutta, carne stagionata. I'd not relish any battle fought at this height. Right you are. Tutto qui. Ah, oh, le cure, le cure. Che faccio? Me ne privo. Vai, vai, curati, curati. Ok, adesso dobbiamo tornare indietro. Allora, io dovrei scendere di qua. Ci potrei restare? Beh, non sembra molto alto, eh. Ok, a posto. Madonna, quei due sono già partiti, eh. Mica ci aspettano. Allora, fammi salvare, che non si sa mai cosa può apparire. Qui il pericolo è sempre dietro l'orizzonte. Allora, adesso dobbiamo andare di qua, ok. Restiamo uniti, dai, aspettiamo gli altri due. Venite, venite. Yes, master. Siamo in 6, eh. Vediamo che dobbiamo fare. Sai che dovete fare in 6, Light? Cosa? Sai che dovete fare in 6? Dimmi, dimmi. Vuoi sapere? Dovete fare tutti una cosa molto bella. Una cosa che piacerà tanto al nostro umano. Una bella capricciosa? No, la bella griglia. Non sarebbe male, non sarebbe male. Però in questo gioco mangiano solo carne. Brutti carnivori. Sì. È vietato mangiare pesce in questo gioco. Te l'aspettavi, eh? Sono i colpi di scena questi. Ok, siamo quasi arrivati, eh. Siamo quasi arrivati. Ancora un pezzetto e anche questa missione secondaria sarà conclusa. Com'è, la giovane di base l'hai finito già? No, no. È solo che a me piace esplorare. Non vado dritto alla fine. Poi è una mappa così grande, piena di misteri. Me lo voglio gustare questo gioco, eh. Ci andrò molto lento. Cioè, ieri ho fatto live soltanto andando dal punto A al punto B, eh. Ho fatto solo esplorazioni. Mi ho trovato un sacco di tesori, mi sono fatto un sacco di soldi. Infatti, quando tornerò alla città principale faremo acquisti, Back at last. Ok, siamo arrivati. I fratelli sono salvi, meno male. Exhausted, but I can rest after I've delivered these herbs. I'll be back soon. Good on you. Just take care, all right?
Ecco, vai a consegnare le erbe. So long as he stays away from that forest, he'll be fine on his own. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was too dangerous, and I was right. But mayhap none of this would have happened had I owned. My brother is always the one taking the initiative, while I stand around with my hands in my pockets. But today's misadventure showed me that the path forward is the one with fewer regrets. Even when you can't be sure, we managed to save Norbert. And perhaps that's all that matters. Still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear he suffered. If I'd only stick. So from now on, I'm going to trust in my own instincts. Never again will I let fear stop me from doing what I. With Sir Norbert, quindi finita, ci abbiamo fatta. Beh, ma di soldi direi di sì. Two good deeds in one, you might say. Ok, a posto. Allora, torniamo sulla missione di prima. Lennart. Andiamo a cercare Lennart, va, che abbiamo qualcosa da dargli. Soldi siamo messi. Io sta per morire. Cosa? Ma Francesco sta lì lì. Sì? Ah, come l'hanno fatto vedere in TV così bello allegro dalla sua finestra. Però sono usciti belli articoli che lui parla di quando morirà, di quale sarà il suo funerale, quello che ha pensato, quello che si deve fare, quello che vuole. Ma scusa, ma io dico, ma questi papi, no? Invece di prenderli vecchi, li prendessero un po' più giovani, così durano di più, no? O c'è un obbligo che devono essere forza vecchi? Alright, tu sei romano. E io sono romano? Vabbè, ma io non sto lì a San Pietro, lì dentro, a sapere tutti i loro misteri, E no, Light. E non mi invitano. Ogni volta che fanno i loro festini privati, a me non mi invitano mai. Che ne so, magari di essere abbastanza vecchio per andarci. Manu ha più possibilità di me. E te sai una cosa in mente, ma meglio non lo dico. Ecco, evitiamo, va. Perché non è una cosa volgare, però è stupida. Dove sei, Lennart? Se voi possiamo dire questa cosa stupida. Un attimo, devo cercare una persona. Gli devo donare una cosa. Tu chi cazzo sei? I'm in your debt, sir. E lui è giovane. Tu non sei tu. E io dico, ma tu mi fai venire in un posto a cercare un individuo e non mi dici dov'è. Allora, sali a bordo, ok. Porta la lettera, ok. Dice a me e consegna la lettera Lennart. Allora, ragioniamo. Questa è casa sua. Dove può stare? Allora, potrebbe stare. Ah, intanto qui c'è una roccia. Andiamo ad attivarla. Quelle sono sempre utili. Sempre se non l'ho già attivata. L'ho già attivata? Sì, l'ho già attivata. Ah, vediamo se mi fa scegliere nuovi compagni. Faglia di Melve. Che abbiamo? No, quello è spada e scudo. Gente più cazzuta? No. Ah, vedi le pedine uniche. Cerca una pedina, ricerca avanzata. Distruttore.
Quindi? Allora. Livello 15. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Ok. Potrei scartare questa. Che è più scarsa, sì. Ok, quindi tu ci saluti. E ti regalo una bella mela marcia. Tieni. Grazie di essere stata con noi. Anche agli cani, neanche agli cani. Vabbè, scusa, la buttavo. Invece di buttarla, gli do a lei. Ci va una zuppa. No, la butti perché fa fertilizzare il terreno. Vabbè, la butta lei e fertilizza il suo terreno. Che ne sa che sa un terreno? Poi, valutazione. Facciamo un cuoricino, dai, che non li faccio mai. Ok, addio. Please dispense with the formalities. They exhaust me so. Ok, sei dei nostri, a posto. Pedine uniche. Allora. Stregone. Questo che cazzo? Ah, figo. Lucia. Lucia, Caria. Mi ispira Astra. Dai, scelgo Astra. I shall be proud to serve Arisen. Questa qui, che ne pensi, eh? Carina, eh? Carissima. Allora, vediamo un po'. Vedi informazioni pedina. Ho riscattato un bolero. No, non fare il furbo. Salamandra, levitazione. Galvanizza. Capacità. Ah, ma questa non può curare. Mi sa che gli stregoni non possono curare. No, il curatore ci serve. Recupera rapidamente la resistenza attraverso la concentrazione. Accumula la magia prima di scatenare una potente. Accelera notevolmente la velocità di recitazione. Manipola il peso.
Sì, ma io non c'ho barche da metterci dentro, però. Chi ci mettiamo dentro? Chi ci mettiamo dentro? No, ho capito, aspetta. Tu mi hai dato una cassa di legno, una bara di legno, ma chi ci metto dentro? Indovina cosa? Boh, ci vuoi entrare tu? Dimetti il tuo PC, è facile. Mio PC mica lo devo buttare. Sì, lo devi buttare, lo devi regalare a mano. No, no, a mano non regalo nulla. I pezzi che non mi servono li venderò su Subito. Quindi mano se li vuole se li compra lì. Ma perché? Mario ha detto è pronto a darsi i tuoi soldi per rifarti il... Se tu gli dai il PC vecchio, lui ti dà i soldi per rifartelo nuovo. Tu ci credi? Certo, l'ha detto lui. Ma lui è un burlone. Ma mica è pesce d'aprile. Per lui è sempre pesce d'aprile. Buono, buono, che devo indagare. Bea. Parliamo con questa. It is a pleasure to meet you. Mo sto a pensare. Quando mi arriverà quella cosa che dovrebbe arrivare, voglio fare una sfida. Voglio sfidare Twitch Italia a vedere se riesco a raccogliere 2000 euro in 5 giorni. Tu mi ricordi qualcuno? Perché? Sollievo, quindi si chiama. Quindi ho capito, il mago normale può curare, mentre lo stregone no. Va bene. Sì, allora prenderemo questa, si chiama Lisa. Che ne pensi di Lisa? Ti piace? Molto gotica, eh? Ci costa, Molto eh? bello. Ha un bel prezzo, eh? Ci costa 275 Ah, quindi sei un mercato di schiavi. Ti vergogni, a comprare donne così, mica sono Vabbè, oggetti. comprare, in realtà io compro i suoi servizi, cioè questi sono mercenari, attenzione. Ricordati che le mercenarie esistono anche adesso, anzi a quest'ora probabilmente stanno anche lavorando in alcune zone di Roma. Ok, reclutiamo. Quindi si chiama mercenaria, pure si chiama imprenditrice. Come lo sai tu, come lo sai. Lo so, Light, secondo me, perché io lavoro dentro le roulotte a volte. Diamo una mela marcia anche a questa. Tieni, tutta per te. The time of our parting is come. Buon Thank you. Are appetito. you fit to travel? Then let's not dawdle. Allora, livello 20 non è male. Voglio sostituire quella di prima. Dai, ne prendo una ancora più cazzuta. Tanto me lo posso permettere. Perché non lo trovi? È troppo? Secondo me mamma e papà hanno dato i numeri dei soldi, Light. Quando è un bel gruzzoletto non bisogna spenderli subito, No, ma non li quindi spendo bisogna tutti, non li spendo tutti, vai tranquillo, è tutto strategico. conservarli per fare dei bei regali dopo. Quando dopo ci servirà una nuova persona del team più forte, te la pigli. Tranquillo, tranquillo. Non spendere ciò che è, che poi come mangia la carne di cammello. Allora. Se poi il salmone, come mangerà salmone lei? Dimmelo. Fammi osservare, un momento delicato questo. Queen. Queen, eh?
Fammela vedere bene sta Queen. Ma quasi quasi. I've a knack for gathering items and am ever ho un talento per raccogliere gli oggetti, la mia curiosità mi spinge a provare tutti i meccanismi utili che... Cosa? Già ce l'hai uno così. Eh? Già ce l'hai uno così, lascia verde. Ma che stai dicendo? È inutile. Beh, è inutile. Gente che raccoglie in giro non è mai inutile. Vediamo le informazioni. Ma poi le classi sono diverse, cioè a parte il fatto di raccogliere. Io adesso c'ho, io che sono spada e scudo. Una maga e l'arciera. Questa è un berserker, usa lo spadone. Non te lo dimenticare. Allora. Aspetta, Light, ora devo fare una battuta molto importante. Dimmi. Lei usa lo spadone, ma poi non c'è problemi con una cosa molto più importante? Cioè? Che problemi? Che problemi? Basta che... Sai com'è? Basta che fai girare i 5 minuti e ti affetta in 3 secondi. No, dai, no, guarda. Ma questa è gente tranquilla. Gente tranquilla, tutto sotto controllo. Sì, sì. È tranquilla come un pesce che pesca nel Tevere. Non si permetterebbe mai, non si... ha totale rispetto della mia persona. Guarda, Io posso fidarmi ciecamente di questa persona qui. Ciecamente. Guarda, fai una cosa. Vai a giocare a Mosca Cieca in autostrada con lei e fatti indicare le cose. Con le orecchie tappate, che non vedrei vedere. Vai, vai, una mela marcia anche a questa, tieni, tutta per te. Buon appetito. Why thank you for the chance to hone my skills. Ma io non punisco nessuno, scusa. Io do da mangiare a chi ne ha bisogno. Poi ce ne fossero di persone come me, Manu non darebbe manco una mela marcia, lo sai? Lui ha detto che quando una cosa non la riesce a vendere, mica la regala. Lo sai cosa fa? La butta. Renditi conto, Manu, renditi conto. Che brava persona che è Manu, Che brava persona. Non è che uno dice, boh, magari dai poveri, regala a qualche associazione. No, no, se una cosa non riesce a venderla, lui la butta. Che bravo, Quando vendere il gatto? Il gatto? Non lo so, non credo che il gatto lo vende. Perché? Perché dovrebbe venderlo? Perché se ha bisogno di soldi lui. Sì, Non ti sfugge nulla a te, Bravo, bravo. Zio Bello è un professionista. E lo dimostra tutte le volte. Ok, allora. Quindi il nostro team è, la nostra Valeska, sempre fedele. Poi abbiamo Lisa. E poi Quinn, un nome molto importante, devo dire, d'impatto. Ok, detto questo, torniamo a cercare un certo individuo. Il signor Lennart. Signor Lennart, che vive qui vicino, ma non lo trovo mai a casa. Vediamo però se nel mentre c'è andato. Salviamo, perché questo gioco bisogna salvare molto spesso, che non si sa mai quello che può succedere. Allora, casa di Lennart. Casa di Lennart è sempre questa. Lennart. Lennart. Questa parla. Can that really be true? I don't like the sound of it at all. Qui parlano della malattia. Metti in bocca così sta zitta. Cosa? Metti qualcosa in bocca così sta zitta. No, ma comunque ha parlato di una cosa importante. Ha parlato del morbo. Tu lo sai, in questo gioco c'è un morbo che prende le pedine, si ammalano e dopo un po', cioè all'inizio diventano più forti, poi impazziscono e iniziano a trucidare chiunque, capito? E l'unico modo per salvarsi dal morbo è o abbandonare le pedine nella tua squadra, o se si tratta della tua pedina personale, la devi prendere e lanciare nell'acqua, dove muore e rinasce guarita, capito? Sì, sì. È un morbo pericoloso, La chiamano... Ma in qualsiasi acqua? No, in qualsiasi acqua, perché praticamente in questo gioco tu non puoi nuotare. In questo gioco, quando tu vai nell'acqua, vieni assorbito da delle creature malvagie, capito? Che ti fanno fuori. Lo so, tu dici come? Tutte queste acrobazie non sanno nuotare. Sì, tutte queste acrobazie e non sanno nuotare. Allora, Lennart, dove sei? Lennart! Sebbene diceva una cosa. Metti uccidere, scusami. Metti, cerca sul citofono, cerca sulla cassetta della posta. Ah, sono a casa sua. Cerca sulla cassetta della posta, forse il citofono ci sta.
Ma scusa, sono andato a casa sua, sono andato. You helped me learn a valuable lesson today. Never again will... No, tanto lo trovo, tranquillo. Non mi sfugge. Sei tu? Thanks, friend. No, direi di no. Però è incredibile che lavorone, eh. Guarda quanti NPC che hanno messo. Sei tu? Lennart! L'ho trovato. Ah, ma con lui ci ho già avuto a che fare in passato, me lo ricordo. Tieni, questo è per te. È vera fracica. Era la lettera per Sir Lennart scritta da Lady Margit, la moglie del capo delle guardie, e sigillata per tenere il contenuto al sicuro da occhi indiscreti. Ecco, tieni. Si è fatto un bel viaggio per portargliela. A letter from Lady Margit. Mi ha fatto il postino di Maria e Filippi. Sì. È solo che il postino di Maria di Filippi non affronta mostri mentre fa il viaggio. She's a kindly sort, I must say. We met when I worked with her husband. Perché no, non lo vedi con quella bicicletta come va dappertutto. Inquiring after my health at the turn of every season. We'd best report back. Quindi, ce l'abbiamo fatta? E mo? Mo scommetto devo tornare indietro ad avvisare che gliel'ho data, vero? Ecco, lo sapevo. Cioè, tu ti rendi conto? Cioè, ora devo tornare indietro. Devo fare un viaggio assurdo, semplicemente per dirgli che non gliel'ho data. Ma scusa, ma non potevano inventare qualche sistema per comunicare? Quindi, se all'epoca c'erano i cellulari, a quest'ora avevo risolto. E invece no, ma devo tornare indietro. Madonna. Ma se all'epoca sai che c'era? Che c'era all'epoca? I metodi per comunicare più facili e rapidi. Tipo? Uno era il falco. Qui non ce l'ho. Due. C'era il coso, il messaggero di corte che dava col cavallo da un punto all'altro. E io non me lo posso permettere. So we inform Sir Donovan, master. Minchia, sei ricco, non ti può permettere uno stronzo che fa tutto per te. Ricco, ma soltanto 17.000 monete, che ricco. Non ho manco una casa. Ma tu lo sai che in questo gioco tu puoi avere anche una casa. E io non ce l'ho. Io sono un balordo. Io sono un balordo che dorme nelle tende e a malapena può permettersi un hotel, dai. Cioè io vado nei bordelli, non mi fanno manco entrare da quando sono povero. Lascia stare. Allora. Io però... Il bordello è per persone ricche, per fessi da spellare. Io però non me la faccio a piedi fino a lì. Dov'è il traghetto, la carrozza? Non c'è la carrozza. Andata via. Devo aspettare che ritorni. Cioè, devo davvero aspettare che ritorni la carrozza? Ma in queste condizioni mi avete messo? Zio bello, siamo veramente messi così. Cioè io mi devo trovare in quelle classiche situazioni che detesto, che devo aspettare l'autobus. Purtroppo sì. Ma in quell'epoca non c'era l'app che ti diceva fra quanto arrivava l'autobus. Certo che c'era. Sì, dove lo vedo? Segnali di fumo? Sì. E niente ragazzi, sì, mi tocca aspettare. Colpa di pennone, allora vuol dire che sta in orario. Vabbè, io comunque non me la faccio a piedi. Se vedi light, se vedi della fumera in nera, vuol dire che il treno arriva in ritardo. Non me la faccio a piedi, te lo dico, eh. Io ho già fatto. Ho provato ad andare a piedi, è stata una roba allucinante. Ho affrontato mostri assurdi. No. Ora aspetto l'autobus. Mi metto qui, tranquillo, e aspettiamo. Oggi va così. Signorine, scusate, ma dobbiamo aspettare che arriva la carrozza, eh. Che ieri è stato veramente un'agonia. Non so quanti nemici abbiamo affrontato ieri. Non finivano più. Poi ce ne stiamo qui. Tranquilli. Ma Yugi? Che fine ha fatto? Sparita così. Zio bello? Che fine ha fatto Yugi? Non so, andavo in BRB. Ma tu dovresti saperlo bene. Tu che sei un grande osservatore. Io ho detto sta in BRB, quindi vuol dire che assente da tanto. Quindi lei potrebbe star a fare tutto o non potrebbe star a fare niente. Magari gli è venuto lo Square House.
3, 34, la mia corazza quanto mi dà? Anche con i soldi ci compriamo una corazza nuova, che noi ce lo possiamo permettere. Però dobbiamo tornare in città. Tu cosa faresti al mio posto? Torneresti a piedi sapendo che affronterai di tutto o prenderesti la carrozza e quindi l'aspetteresti? Zio Bello? Cosa faresti tu? Faresti il percorso di ritorno sapendo di dover affrontare di tutto o aspetteresti la carrozza? Aspetti? Sì, ti aspetto. Beh. Vabbè, aspettiamo. Cioè, ieri ho trovato anche un grifone fortissimo, eh. Infatti quello non l'ho affrontato. Ho affrontato un mannaro gigante, un minotauro e due ciclopi. Non uno, ma due. Un delirio, non finivano più sti mostri. È stato un viaggio difficilissimo. Sembrava quasi che dovevo andare al Montefato a buttare l'anello. Un altro po' manco Frodo ha affrontato quello che ho affrontato io. Non scherziamo. Ma non c'è un cartello che mi avvisa sugli orari? Tieni premuto per aspettare. Ah, zitto, zitto. Forse ci siamo. Tieni premuto per aspettare. È arrivata! Ah, vedi, vedi, vedi la meccanica com'è. Tieni, premi il pulsantino e arriva. Non lo sapevo. Molto bene, molto bene. Allora, salve, siamo in quattro, sì. Vernworth. This ox cart's bound for Vernworth. I'll not take you anywhere till I've had my due. Un attimo. Vernworth. I carri sono un mezzo relativamente sicuro per spostarsi tra una città e l'altra. Essi vanno e vengono a intervalli regolari, ma hanno il loro costo. Per usufruire dei servizi ti basta andare a una fermata dei carri, pagare la somma richiesta e salire a bordo. Per il resto lascia fare al bue. Una volta a bordo puoi passare il tempo come meglio credi, ammirando il panorama che scorre placido. O invece fare un sonnellino e risvegliarti a destinazione. A volte tuttavia i carri possono subire degli assalti e sulle strade si possono aggirare dei mostri. Quindi non dimenticare di prepararti per una battaglia prima di partire. Non si sa mai. Allora, il posto dove mi vuoi portare? Vediamo se è quello dove voglio andare io. Dimmi di sì. Ok. Molto bene. Le missioni da fare. Questo da avvisare. Questo sta sempre lì, questo sta lì. Sì, ok. Possiamo tornare indietro allora. Va bene, allora paghiamo la I'll cifra. need to see some coin before I let you on. Sì, 100 monete si può fare, si può fare. Ecco a lei. Vai, tutti a bordo. Ce la fai? Eccoci qua. E ora aspettiamo. Cosa? Che parte? Ok, suonata la campanella, suonata la campanella, ragazzi, stiamo per partire. Tutti a bordo, tutti a bordo! Sei salito, zio Bello? Sta partendo qui, eh? Zio Bello, stai partendo? Che mo parte, parte l'autobus, eh? Attenzione, attenzione, che qui si va. Ecco qua, è partito ragazzi. Attenzione, è partito. E niente, gustiamoci il viaggio. Abbiamo anche qui le guardie del corpo. Speriamo bene. Sarà un viaggio lento, ma almeno più sicuro rispetto alla norma, perché veramente quello che ho fatto ieri è stata un'agonia. Mai più, mai più. Non rifarò mai più quello che ho fatto ieri. Non ne vale la pena. Mi Ingredients sono are fatto un sacco di plentiful soldi, però che hereabouts. fatica. We could pick some now and use them when the need arises. Vabbè. Be they Oh, che friend? fa? Clearly not. Oh, che è? È She has no accelerato? advantage against this foe. Che è venuto il turno? How long No, will ma this che take cazzo è though? successo? Dai, ma ce l'hanno rotto! No, incredibile.
Bibbio, dai. Ma che cazzo è successo? Ma ci hanno rotto la carrozza. Che cazzo è successo? Ma sul serio? Ma ragazzi, scusa, ma I'm not taking any passengers just now, sir. Ma porca di quella vacca boia, abbiamo appena iniziato e ci hanno rotto il carro. Ma che cazzo? Vabbè ragazzi, ma non è possibile, dai. Ma che mi rappresenta questa cosa? Ma io ho pagato 100 monete. Io ho pagato, ho pagato. E ora devo pagare altre 100 monete. Cioè veramente, non ci posso credere. Ma quanto avremo fatto? Manco 500 metri abbiamo fatto. Ma che cazzo significa sta storia? Ma le guardie del corpo che stanno facendo? Stanno facendo una sega a vicenda. Ma dai, ma io non ci credo. Altre 100 monete. E che io mi diverto a pagare, vero? Cioè, ma è assurdo quello che è successo. Ma è incredibile. Vabbè ragazzi, appena vedo cose strane scendo subito e combatto, cioè. Se la situazione è questa. Mamma mia. Ho cliccato sonnecchia, quindi ah, vedi, sonnecchiare però è più utile. Chi c'è? Oh, oddio, un ciclope. No, 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 non mi rompere la carrozza, eh. Uniti, ragazzi, uniti. In piedi, in piedi, in piedi, in piedi. No, no, il carro di nuovo, no. Sarò nel carro di nuovo, no. Tra l'altro, ma dove sono finito? Dove siamo? Siamo fatti un bel pezzo, eh. Ci hanno rotto il carro di nuovo. Vabbè, niente, è andata così. Vabbè, comunque un pezzo ce lo siamo fatti, dai. Il resto me lo faccio a fette, va. Ce la fai a salire? Comunque prendere il carro è veramente un'impresa. Se te lo rompono che è un piacere. Ah, ma c'ho le armi incantate. Io. Per cadere. C'è lì un burrone. Dove cazzo è caduto? Strike
È morto? Vabbè, niente, ragazzi. L'ultimo pezzo tocca farlo a fette. Vabbè. Vai, andiamo. Oh cazzo. Oh, ma che danni fa? Questo Valeska dov'è? Look, master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Allora. Ma che cazzo? No, non lo spreco. No. Ricarico da dove ero rimasto. Ma in tutto questo, Valeska, ora puoi ritornare su da lì? Dunque davvero gestire la carrozza è complicato. Shall we inform Sir Donovan, master? I believe I can guide you to the person in question. The vanguard is yours. Lead on. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Ma Valeska che fa lì? È intrappolata per sempre in quel punto. The path to victory is myriad. That strategy never would have occurred to me. Unbelievable! You have my protection. Vabbè, lì c'è un fuoco, andiamoci, va. Vediamo se riusciamo a resettare la situazione. Oh, zitti, zitti. Vedo del movimento. No, aspetta, voglio vedere se Valeska ce la fa. E Valeska ce la fa! Brava Valeska. Comunque accampiamoci perché è notte, non è il caso di muoversi con l'oscurità. Vai, mangiamoci qualcosa. Andata male, tutta andata male. Oddio. No, direi che è da evitare. Anzi, buttiamola proprio.
Perché non mi fa cliccare? Just remembered. Oh, forse non sta qui, non si può. Women we count among our number. And yet no two. Vai, riposa fino al mattino, va. E speriamo che non ci attacca. Potrebbe succedere, eh? E invece. Quindi niente, la carne è andata. Allora. Tuber è andata male. Via. Roba scaduta, non ci interessa. Ci bello? No, a posto. Vai. Devo farti un bel pisolino. Allora, vediamo un po', va. Quanto manca? Vabbè, tutto dritto. Diciamo che almeno con la carrozza ci siamo evitati questo pezzo. Non è facile da gestire la carrozza, eh. Non è facile per niente. Però, dai. Meglio di nulla. Vai, venite, venite. Che c'è lì? Oh, Goblin? Apologies, master. My mind was a thousand. Douse the flame, it is too late. Ma chi è? Oh? No, comunque come quartetto mi piace, eh. Il berserker, il mago, l'arciera e io. Penso che andrò avanti spesso con questa composizione. Non mi lamento, non mi lamento di questa composizione, anzi. Poi ci sta avere un curatore. Lo stregone con l'attacco nulla da dire, però avere un curatore in squadra rende il tutto molto più gestibile. Che vogliamo fare, lupacchiotto? Quei soldi come stiamo messi? Ok. You wish me to return at once, master. Bei danni, bei danni. A flawless execution. Just think what we could achieve if we honed our talents. Però è strano che non c'è un bestiario in questo gioco, eh. Questa cosa la trovo molto molto strana. Cioè io non posso sapere che tipologia di mostri incontro. Cioè fammi rivedere. Allora, archivio dati. Questi sono i PNG. Tutorial. Dati avventura, archivio. Dati avventura, risen, pedine, PNG, oggetti ed equipaggiamento, esplorazione del mondo, nemici, abbattuti. Però non mi parla dei mostri. Vabbè, comunque, ho ucciso un orco, 11 scheletri, 3 morti viventi, 3 mercenari perduti, 9 goblin silvestre, 4 goblin, 3 ciclopi, un minotauro, 9 fantasmi,
16 sauri, 12 canaglie, 23 arpie, 37 lupi, 196 goblin, addirittura 196 goblin. Notevole. Ma quel bestione che ho affrontato ieri che sembrava un mannaro, cos'era? Cioè, era da considerare un orco? Orco, fammi vedere. Allora, andiamo, scriviamo Dragon's Dogma Orco. Dragon Dogma 2 Orc. Orco. Cioè, era un orco quello che ho affrontato ieri. Dalle fattezze mi sembrava più una sorta di licantropo, però se per te era un orco. Sì, Minotauro 1, quello 1. Orco, com'è che si scrive in inglese? Orc? Orco. Orc. Sì. Orc. No, non era un orco quello. Non lo so. Sinceramente non so che pensare. Vabbè. Pazienza. Proseguiamo. Allora, quanto ci manca? Dai, ancora un pezzetto, eh. Allora, noi andiamo fino, vediamo un po'. Ah, possiamo anche andare belli spediti volendo. Sì. Chi è? Nice. Guarda cosa. Mollate, eh? Dare I say it? We trounced our foe, well and true. Well, I'm sure there's still room for improvement. Ok, siamo arrivati qui. Caution is called for when crossing any bridge, regardless of its make. I shan't allow any further harm to come to you. Non mancate mai voi a rompere le balle, eh? Venite e riuniamoci. Dobbiamo essere compatti, eh. Ah, level up. Ottimo. È bella sta cosa che puoi incontrare altri team che stanno combattendo e volendo aiutarli, eh.
Per ora non andiamo da altre parti. Oh, guarda cosa c'è. Un accampamento. Madonna, saranno un po' troppo vicini. Vabbè. Tra l'altro non abbiamo manco carne. Carne decente non ce l'ha nessuno. Vabbè, proseguiamo, dai. Dai che manca sempre meno, va. I could make that shot. Go right ahead. Oh, selvaggina. Materials such as this can be combined to craft things. Proprio quello che ci serviva. Different combinations of materials result in different creations. Enchantment of cold to freeze our foes. Via, via, non ci provare. I hope the risen has been put to sleep. Aia. I shan't allow any who call the arisen to go free. Dai, dai, ormai manca poco. Oh, cosa c'è lì? Vabbè. I goblin che rompono le palle. Questa che è più corazzata mi sa che andava meglio. Secondo me quella è più resistente. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I say we collect as much as we can carry. Vabbè, comunque ce l'abbiamo fatta, va. È stato veramente un viaggio abbastanza ostico, non come quello di ieri. Ma piano piano. Carne marcia? No. Direi che non è quello che ci serve. Ok, vai. Andiamo al villaggio. Anzi, alla città. Che più che un villaggio è proprio una città questa. Qual è il nome? Bernwood. I heard a rumor that this land was once a kingdom of Beastrons. Fascinating. Indeed.
though it is not widely known among the common folk. Is there no getting through this door? Beh, sì, dai. Abbiamo faticato di meno stavolta. Prendere la carrozza ha avuto la sua utilità. I've just remembered. There was another matter we were to attend to hereabouts. Was there not? When the mind is split, the heart must lead. Also, I've learned. There are due places in town. Here we are. Ah, you've returned. How did you fare on the journey to Melbourne? Un viaggio molto impegnativo, mio caro. Splendid. You've been an immense help, I must say. The cart reached its destination safe and sound, and from the tell of it, you even rid the road of a few monsters. You've vediamo. Allora, ora vediamo tutta sta fatica e cosa abbiamo ottenuto. 5.000. Beh, devo dire che ne è valsa la pena. E ora andiamo a fare un po' di shopping. Eh sì, è ora dello shopping. Allora, dov'è che stanno? È tutto qui. No, that's it. I've had enough. Clear off and don't come back till you're ready to do business. But I've got the coin, I swear it. Where is it then, eh? Bring the coin, all of it, or I'll call the cent. 'Tis uncommon for a lad of his age to be unable to shop on his own. Oh, 'tis you. Forgive my boldness. But I've a small... Would you be willing to lend me some gold? I swear you'll be repaid in full. A trinket in yon shop caught my eye. A small, ornate box of exceptional craftsmanship. Alas, 'twould seem I do not have the coin on hand. I can certainly procure the gold later, but by then, the box might be gone. If you'd be kind enough to lend me the amount I need, I would repay... Ma, I thought you... Vediamo, yes? Dai. Is there aught I can do for you? Ti voglio dare questa chance, però ricordati una cosa, Sven. Ricordati che io sono sempre un guerriero con uno scudo e un grosso spadone. Eh? E con me ho altri tre valorosi cavalieri. Quindi stai attento a te, perché se provi a truffarmi, non so quanto ti conviene. Eh? Are you sure? Oh, many thanks. I shall... Not you again. I thought I made myself ah, but I've brought the gold this time. I assume that oh, well, I if you've got the gold. Look, master, my thanks. I finally have what I came for, and worry not, you'll have. He seems a young man of decent character. Sembrava determinato a ripagarti per il tuo disturbo. Cerco l'avvenuto tra qualche giorno per ricevere la ricompensa che ti spetta per la scatola decorata. Ok. I believe his promise to repay you was a genuine one. Allora, welcome to Bjorn's and quality for what you need if you want to survive.
Quindi passo da questa 2,36 a questa 2,70. So before you check the price, just remember. No, vediamo l'elmo. È troppo, è troppo. Questa si potrebbe anche fare. Misers die early. Many thanks. I appreciate the business. Oh, there's something written here. Shall we take a closer look? Vediamo gli armamenti. I've all manner of arms for some. Allora, vediamo un po' gli scudi. Scudo ben bilanciato che non limita i movimenti, sebbene sia di metallo robusto. Le tecniche di lavorazione lo hanno reso leggero come una piuma. Come, have yourself a look. I do so enjoy stocking up on supplies. Mustn't overspend. Right you are. Welcome to Bjorn's. Quality is what you need if you want to survive.
Allora, questo l'abbiamo venduto. In realtà questo non ci serve a nulla. So if we... You check the price, just remember. Many thanks. I appreciate the business. Here you are, master. I hope you like it. I found it myself. Okay. Time to be heading. I've all manner of arms for... Come, have yourself a look. E niente, sei andato un barbone. Ok, vediamo il prossimo obiettivo. Ah, lì dietro mi dice che c'è uno scrigno. Master, 'twould be prudent to rid yourself of any excess items. Let us make... You'll have to do well to... E dove sta? Qui non vedo scrigni. Sopra. Now there's a worthy prize. If only 'twere so far away. All my peers seem so much more capable. How can I get more customers to shop here? It's too quiet here for me. Well, non vedo nulla. Proviamo a scendere qui sotto. Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen. No time to catch your breath. Try to keep up.
dai, non è male questo scudo. There's a ladder here. After you, Arisen. Cioè, c'ho il simbolo dello scrigno, ma non trovo posti dove posso trovarli. Cioè, visivamente non li vedo. Cioè, mi segna che sta qui, ma... Molto strano. Vabbè. Torniamo a osservare a questo, va. Osserva come passa la giornata il mendicante e cerca di scoprire come guadagna il denaro. Gather round, gather round. Treat your eye. Got some coin to spare your humble storyteller? What would you of me? I'll have no trouble. Gather round, gather round. I'd heard tell of a beggar doing well for himself, so I came out here to learn his ways. But it's clear this storytelling's got little to do with his wealth. So where does he get his coin then? Makes a man wonder, it does. Could be. I'd heard tell of a... So where does he get his coin, then? Hard to make ends meet, these. Would that the gold would only re... Yeah? What is it? Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you? Nay, even if it shouldn't. I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. I've things to do if you... Fancy a look at my wares? Tipo? Allora, scatola decorata. Elaborata curiosità. Venduta da un mercante dagli oggetti, al suo interno può essere riposto qualcosa di piccolo. Always a pleasure. Nothing caught your eye. A shame. Let's hope there's aught worth our coin next time. I wish I knew your restraint, Arisen. Più o meno sono molto simili. Questa ce l'ha un po' più scura. Ma sì, l'estetica è quella. Però cambia, qualcosina cambia, sì.
Mi piace di più quella che c'ha questa. Vedremo più avanti dove trovarla. Però ci accontentiamo, dai. Gather round, gather round. No harm can come of a... No harm can come of a... on the roads puts a strain on. What do you think? Does this suit me? Oh, yes. I possess no ill intent, I assure you. I merely wished for those of other races differ so in design from our own, you see. I cannot deny I am curious about them. That's all it is, mind. Curiosity. I have no desire to actually, and even if I did, it isn't as if I could purchase one. It would be unseemly for an elf to aspire, no matter how they fascinate me. It isn't to be. Arco di fattura umana. I've all manner of arms for sale. Come. Have yourself a look. Arco di fattura umana. Costano. Gather round, gather round. Treat your ears. Aye, got some coin to spare your humble. What would you of me? I'll have no trouble. Good day, sir. They say this, and yet he draws breath. What surer sign could there be that he is our ruler true? I do hope his majesty shall recover soon. Mayhap. What do you think? Does this... Cosa ne pensi? Mi sta bene. Sì, tutto molto chiaro, mi dicono. The other day, I chanced to see a most resplendent... Now, that's not so strange. But guess who I saw riding in it? And rightly so, as it turned out to be a young boy. The resemblance gave me a right shock, let me tell you. Odd to think a young noble should so closely mirror a girl of the their faces may match, but the lives they lead are as different as night and day. Aye. To earn my coin while I'm still able. Aia. Qualcuno si è mosso. This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. Ma dove sarà andato? Non ne ho la minima idea. Sono distratto troppo e l'ho perso. Vabbè, facciamone un altro. Allora, Mildred ha una richiesta da farti e ti ha domandato di incontrarla a casa sua, se la cosa ti interessa. Pray, okay. Follow me. I know the way, so there's no chance of our getting lost. Ah sì, Lisa? We're here, master. You've come. Glad to see you, friend. Chi non muore si rivede, mia cara. Già.
Allora, di cosa volevi parlarmi? Dimmi tutto. So, what say you? Would you care to live here in my absence? As I've said, interesserebbe vivere qua durante la mia assenza. Cioè, mi sta donando una casa. Many thanks, friend. I knew I could count on you. I'll stop by again in a week. Cioè, ho una casa. Ho una casa. We will find cazzo, much better veramente? Rest in an abode than out in the elements, methinks. Let us make good use of it while we can. I knew it to be so. Fantastico. Ma mi dà la casa così questa? Compie il tuo dovere nei confronti di Mildred, frequentando la sua dimora per una settimana. Ma com'è possibile questa cosa? Ma non ha senso. Boh. Strano, veramente molto strano. Inspiegabile, veramente inspiegabile. Vabbè, facciamoci sto pisolino, va. There are worse things than turning in early, I must say. Cioè, questa non mi conosceva e dal nulla mi ha dato casa sua. Vabbè, tutto molto normale, mi dicono. Questo Risen era prudente e ci ha guidati con mano ferma. La genialità della Risen ha guadagnato la stima di tutti. Intendo migliorare ancora di più nel mio prossimo viaggio. Hai ricevuto dell'equipaggiamento dalla Risen di un altro mondo. Grazie. Ah, ok. Curioso. Ehi. Ciao. Tutto ok? Ah, sì. A me mi hanno appena dato casa, non so perché. Ho conosciuto una tizia e mi ha dato casa sua per una settimana. Oh! Così, conosciuta per strada, portata a casa sua e ha detto, tieni, io devo partire per una settimana, goditi casa mia. Tieni! Vabbè. Non lo so, mi ha lasciato un po' perplessa questa cosa. Allora. Vedi i regali. Ok. Vuoi impostare una nuova missione per la pedina? Sì. Missione pedina. Guadagna insegne delle pedine. Ottenere oggetti. Massacra ciclopi. Elimina orchi. Tra l'altro c'è una cosa che mi dispiace che manca in questo gioco ed è il bestiario. Mi è sempre piaciuto il bestiario nei giochi, ma qui non c'è. Cioè ti dice soltanto il numero di mostri che uccidi, cioè che ne so, hai ucciso 3 ciclopi, 4 orchi. Ah, però non c'è una descrizione. Non c'è, no, non ci sono descrizioni. Cato. Infatti su The Witcher 3 su quelle cose mi chiudevo parecchio. Ricompense per altri giocatori. Allora. Non puoi confermare una richiesta se ci sono dei parametri non ancora impostati. Vuoi lasciare questo menu senza salvare le modifiche? No. Vabbè, diamogli qualcosa, dai. No, tutto no.
Ecco, gli do una monetina. Una monetina gliela do. Una che sia una, però. Non tutto. Detto uno. Ah, nel contrario, devo fare così. Ok, ci siamo, perfetto. Vai, confermato. Oh, tis a relief to be home. Let us just say that not all arisen are quite like you, master. Nighttime already? I thought 'twas rather dark. Beh, almeno quando sono in città ora posso dormire, grazie. Journey by starlight shall make for a almeno nice per una settimana. Tra l'altro ho anche cambiato due pedine, ho preso più livellate. Ora c'ho un berserker con lo spadone di livello 20 e una maga di livello 20. Diciamo che con questo quartetto mi sto trovando molto bene. Quindi cavaliere scudo sono io, l'arciere la mia compagna, gli altri due berserker e mago curatore. Perché se prendi la versione stregone non ha cure. Quindi preferisco avere più il mago classico, che almeno c'ha, capito, delle abilità curative per il team. Allora, va bene, vediamo un po'. Questo è, parla con il capitano Brandt, la principale. Ho anche prestato dei soldi a un tizio, che fra qualche giorno dovrebbe darmi un premio per ringraziarmi. Tanto se fa il furbo, sapremo dove trovarlo. Tieni d'occhio il mendicante, boh, questa è un po' strana. Vabbè, andiamo avanti con la principale, va. Parla con il capitano Brandt di sera alla taverna. La taverna, la locanda goccia di stella di notte e parla con il capitano. Ok. Prima è passata anche Bubble. Poi ora è andata a arrancare. È su Valorant? Credo. Allora, risalviamo. Look, master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Tra l'altro, visto che stanno girando articoli che sono al lavoro su The Witcher 4, hanno detto che ci saranno parecchie novità in quel titolo. Vogliono tipo rimodernizzare molto il gameplay e aggiungere nuove meccaniche. Allora, qui cosa c'è? Nulla. Che cosa sono i cumi che balzano? Comunque nel mentre, se puoi osservare il gioco, se almeno vedi se vedi cose strane. Scrigni qui non ne abbiamo. Ma ah, comunque ho visto che ti va abbastanza, cioè ti va liscio, non è che abbastanza, ti va liscio. Allora. Beh, è stato un bel miglioramento, si vede che l'hanno messa a posto sta cosa qua. Quanto non c'è pare. Più bisogno di scaricare la mod. Vabbè, tu vedi come ti va, perché comunque magari, sì, sì, cioè, sì. Non so, magari c'è qualche cosa che ti potrebbe dare problemi, non so, vedi tu. Però se ti va anche a te così, sì, insomma, te ne freghi. Questo sta dormendo. Bello, questa dorme sul letto, intanto ha quattro sconosciuti dentro casa. Bello. Qui mi dice che cosa vogliono fare questi quattro sconosciuti? Qui mi dice che c'è uno scrigno, ma non lo trovo. Boh, vabbè. Tanto sta lì, nessuno me lo frega. Allora, dobbiamo andare da Brent. Bello che può entrare in tutte le case, ma proprio tutte. Una cosa allucinante. Allora, la taverna è qui. Ah, eccola qui. There's a ladder here. After you, Arisen. Bene, bene. Bravo, Light, che esplode. Eccolo lì. Voglio parlare con lui, vediamo un po' che aria tira da queste parti. Voglio drinkare. Salve. Welcome to the Star Drop Inn. Taverna. Goccia di stelle. Tutti i tipi di mele più buone. Me ne verso un bicchiere per iniziare. Ehi, 2000. Ah, per offrire a tutti. No, io non voglio offrire a tutti. Fai passare il tempo. Non sia mai che Light offra qualcuno. Sono un barbone adesso, non posso farlo, scusa. 949, ne ho e ne chiede 2000. Fai passare il tempo. Ma io vorrei bere.
Veloce del passo del tempo. Ah, parliamo, vediamo che ci dice. Sit back, relax, and enjoy the finest brews in all of Vermont. Sedetevi, rilassatevi e godetevi le migliori birre. Che ricca conversazione. Fai passare il tempo. Come back anytime. Tornate quando volete. Cioè, non posso ordinare da bere. Niente, non si può bere, tutto finto in questo gioco. Va bene. Allora, parliamo con Brent. Oh, Saret, come siamo eleganti. Sembra che stiamo partendo per un matrimonio. Your timing is impeccable. Sì. I just thought to call for you. Dov'è il mio abito di da nozze? Ma un gioco così a lui non potrebbe piacere? Lui ci ha giocato, eh. Sì. Saret, tu hai giocato a Dragon's Dogma 2, it's no? Not a matter for prime e il tuo otto, eh? Pray. Let us speak out here. Tre, me. Sì, ma 3 su 4? Perché è un ottimo punteggio. 3 su 10? 3 su 10. Ha fatto proprio cacare, gli ha fatto. Storia interessante, gameplay di merda. Ma la cosa del lock che non c'era gli dava fastidio? Noioso da far paura. Noioso da far paura. No, ma lui ha giocato... Hai giocato al primo, vero? No. Ah, cavolo, tu non avevi mai... Tu e Light non mi ricordo mai, cioè hai giocato certo, al primo? Ci mancherebbe, okay. Dark Arisen ho giocato. Ah, perfetto. Molti anni fa, mi ricordo, ma non nel dettaglio. Gitarre orecchie indiscrete, prego, parliamo qua fuori. Vabbè, andiamo fuori. Proprio insisti. Considera che chi ha appena visto questo Brent si è turbata. Non ti dirò il motivo perché siamo in live, ma dovresti intuirlo. Ah. È presente Carlo Conti? Lui ha una cosa in comune con Carlo Conti. Diciamo che vedere un Carlo Conti in un mondo fantasy l'ha turbata. Così è capito. Allora, Brent, che ci racconti? Ci offri da bere? Tra l'altro mi sono comprato una corazza nuova, stai vedendo? Costata, eh? Costata quasi 20.000, eh? Per almeno ora sono più corazzato. La madonna. Guarda l'elmo. L'elmo un po' la Griffith. Sì, esatto. Stavo pensando esattamente quella cosa. Sì, figo, eh. Sì. As I informed you when last we spoke, the palace is filled with the Queen Regent's sycophants. Tra l'altro tu lo sapevi che nel primo c'era una caverna dove trovavi l'equipaggiamento di Griffith e di Gatsu? Davvero? Non lo sapevi? No. Sì. E l'ho trovato, eh. Non era facile, perché era molto nascosto. Però quando l'ho trovato ho goduto. È stato un bel momento. Ok, allora, vediamo un po'. L'ultima volta il palazzo pulla di lacchè della reggente. Ah, sì. La reggente fa la furba. Non te lo posso dire, però... Sono un po' non me lo puoi dire, perché è spoiler. Tu ci puoi giocare. Non so quando ci giocherai, ma prima o poi ci giocherai. Ah, ma quando torno? Quando un po' torno. Come Gran Blue Fantasy, no? Sappiamo quando ci giocherà, ma ci giocherà. Ma ci ho giocato. Qui. Ci hai giocato? L'ha finito anche. Ma così, mi dici niente, non mi aggiorni, mi dici una ceppa di minchia. No, perché ti devo... Ma chi sei tu? Perché no, ti devo aggiornare? No, devi aggiornarmi anche perché... Sto scherzando! No, quando torno dalla mia vacanza, sì, lo faccio. Ecco. Anche, diciamo, allora, andiamo a fare quella famosa collab, no? Allora, Darty io non lo so se lo prenderà al momento. Lui mi ha detto di sì, ma non lo so. Noi aspettiamo ancora un po'. Se vediamo che niente, ci organizziamo con tu sai chi e lo facciamo in tre a questo punto. Oh yes. Tanto è a cazzeggio sull'online, non è che dobbiamo fare grandi cose, capito? Mm-hmm. Solo che però tu un po' prima inizialo, perché c'è una piccola parte che devi fare da sola, capito? Senza che stiamo lì come degli scemi e tu fai robe. Allora, i denunciassi video, ok, che avrebbero interesse a dubitarne. Io sono la Risen, è vero, che ti devo fare? Se vuoi te lo dimostro, Vieni fuori, ti faccio un sedere grosso così e te l'ho dimostrato. Yet if we are to prove your identity... I believe there is no occasion more suitable than the coronation. Tra l'altro prima ero con la carrozza, perché al ritorno ho usato la carrozza, ma è difficilissimo. Gestire la carrozza è difficilissimo, perché appena prendi la carrozza, poco dopo ti attaccano subito. Infatti la prima carrozza è andata subito distrutta. La seconda l'abbiamo gestita, ma che è successo? È successo che è arrivato un ciclope, si è piantato a combattere vicino all'altra carrozza, e sai com'è? Io non è che posso spostarlo. Poi eravamo anche in tanti, quindi non puntava solo a me. E per forza di cosa alla fine ha distrutto pure quella. Quindi abbiamo distrutto il ciclope. Diciamo che con la seconda carrozza un pezzo di strada l'abbiamo fatto. Il resto l'ho fatto a piedi. Perché che facevo? Ero al centro, che faccio? Torno indietro e prendo un'altra carrozza? Non è il caso. No. Quindi sì, la cosa che mi ha aiutato a gestire la seconda carrozza è stata che quando sono partito,
Mi sono messo in modalità sleep. Dormendo mi ha skippato alcune cose, quindi ha permesso di fare un viaggio, capito? E quello mi ha aiutato a fare un pezzetto senza che mi rompessero le scatole. Però sì, non è facile gestire la carrozza. Ci stanno delle guardie del corpo, ma queste guardie del corpo, non so, boh. Però vabbè, andata così, pazienza. Bello che la prima carrozza l'hanno distrutta dei goblin, degli stupidissimi goblin. Cioè posso capire il ciclope, è che è ciclope, ma dei piccoli goblin. Abbiamo anche le guardie del corpo, e tu che fai? Invece di sconfiggere i goblin mi fai distruggere la carrozza. E vabbè, andata così. Allora, vediamo un po' che ci dice. It was delayed so that the sovereign, that is, the false arisen, could convalesce in the past. C'è Pavel che si è innamorata del draghetto. Ha visto il mio draghetto, si è molto emozionata. Ci sta. Allora, adesso non è stato... The central players in the court ought all be in attendance. It would be a fine opportunity to display your majesty's power. L'altro mano oggi ha fatto il furbo, eh. Oggi ho visto dei video dove parlavano di componenti molto buoni mescolati con altri non buoni, ok? E lì ha tirato fuori il discorso e ha detto tu devi stare attento, magari compri l'innovo e poi ti fa da cono di bottiglia. Ma io intanto c'ho una 3080 che non è cacca, e poi ci aggiungerò quella RAM che tu hai visto molto potente. Quindi, cioè, cono di bottiglia cosa? Non fai il furbo, mano. Però ci ha provato. Accettiamo questo suo vago tentativo fallito male. Inoltre ti sei perso il ghigno, l'ha fatto, Quando è andato via ha fatto il ghigno, sì. No, dai! È bello che quando l'ha fatto, lui dopo ha negato, perché prima di andarsene gliel'ho detto, l'hai fatto! No, io non ho fatto niente. O forse sì, chi lo sa, hai dei testimoni? Fai il furbo, e poi se n'è andato, però l'ha fatto. Peccato. Tu stai attenta la prossima volta, io non dirò nulla riguardo questo, ma le prossime volte stacci attenta perché lo fa. Allora, vediamo. Com'è che fa? Allora, lui parla, io dico una cosa, e poi l'ultimo fa... e poi si scollega. Cavolo, uguale, inquietante. Sì, sì. Ah, se è uguale, allora presenta. Allora l'hai sentito, ti è familiare questa cosa. Sì, sì. Hai visto? Sì, sì. Fare il furbo, mano, che io mi ricordo. Allora, un attimo, ok. None would be able to deny that you are the true arisen, then. There is a problem, however. Entry to such an event is limited. Ancora un'oretta, poi partiamo. Only select members of the nobility partire la notte? And citizens. Sì, sì, partiamo la notte, così siamo tranquilli, viaggio ultra tranquilli. Sembrate quasi dei fuggiaschi che partire di notte. Sì, infatti, immagino già la polizia che ci ferma per un'altra volta. Una volta hanno fermato Saret pensando fosse un ladro uscito da una casa, invece stava andando al lavoro. Complimenti. Ma stai attenta che di notte magari... girano solo di notte... Di notte potresti beccare strane creature, magari minotauri o volatili pericolosi, quindi state attenti, Di notte è molto pericoloso muoversi. Ah, tra l'altro oggi sono andato dal barbiere, no? E il mio barbiere, come sempre, grandi emozioni. Veramente ero lì, mi faceva la barba. Poi vabbè, mi ha fatto delle domande, perché stavolta voleva socializzare, no? E' bello che questo qui, essendo indiani, mentre parlava così. E io dico, Perché mescolava la sua lingua, il suo accento con la parlata italiana, capito? E quindi a volte non capivo. Poi delle volte intuivo e al massimo faceva vabbè, certo, sì. Poi dopo un po' mi guardava strano e poi finì da lì, capito? Però vabbè, dai, almeno ci ha provato. Poi a parte questo mi sta prendendo in giro. Poi a parte questo c'è un'altra situazione che metto il bollino rosso, perché è una situazione da bollino rosso. Ok, si dovrebbe vedere. Allora, che è successo? È successo che praticamente, dopo un po' è arrivato un ragazzo, un cliente probabilmente, che voleva chiedere se appunto perché era tardi, se domani c'era posto e tutto. Ho detto di sì, e poi dal nulla è uscito un discorso dove il tizio che mi faceva la barba, mentre me la faceva, ha detto sì, io ieri boom boom. E il suo amico ha detto, io no, io solo pippa, capito? Che cacchio. Cioè, intendeva che uno ha fatto sesso e l'altro si è fatto una sega, capito? E io ero lì tranquillo con questo che mi ravanava la barba per tagliarmela, e questo ha fatto boom boom e l'altro che si è fatto una pipa. E vabbè, grazie, sono contento di sentire queste cose, molto emozionante, capito? È bello come io passavo, quando ero piccolo, che andavo da parrucchiere, che erano donne, e facevano tutti discorsi tranquilli, pacati, al massimo parlavano di qualche telenovela, ma nulla di volgare, capito? E poi passi da barbiere, uomini, che parlano di motori, di sesso, di vagine, ma solo a te, perché qui da noi cioè, nessun maschio
Nessun barbiere maschio parla di ste robe. Allora, calma, io vado soltanto da questi qui sotto che sono indiani. Non è che ho provato tutti i barbieri. Anzi, io in realtà nella mia vita non andavo mai dal barbiere, me la facevo per cavoli miei. Però, non lo so, magari ne provo altri. Ecco, ma adesso hai deciso di... Così, così. Ma non più che altro sai perché? Perché io passavo sempre dalla barba lunga a zero. Però ho notato che con accenno di barba non sto proprio malissimo. Però io non sono uno che sta lì, capito? E allora ho detto, vabbè, c'è questo, 5 euro... Alla fine me la fa anche decente, perché devo dire che non sono male, eh? Cioè, a parte il boom boom ciao e la pippa, per il resto sono abbastanza in gamba, capito? Per 5 euro, sotto casa, proprio io esco e stanno lì, capito? Proprio attaccati al mio portone. Poi stanno da poco, in realtà. Ecco, questa cosa pure mi ha invogliato, che stanno da poco, perché prima non ce l'avevo, capito? Cioè, se volevo andare da un barbiere, ho detto, boh, dove vado? Che ne so. Invece, sotto casa, ho detto, ma quasi quasi mi levo sto sfizio, visto che ora ce l'ho sotto casa. Per questo... No, il nostro adesivo trasparente. Ma no. Quelli da te sono italiani, giusto? Sì, sì, tutti italiani. Poi non lo so, magari sono questi. Ci sta qualche barbiere indiano, ma in città. Dove sto io, solo italiani ci stanno. Vabbè, può anche essere che questi sono indiani un po' volgarotti, non lo so, non lo so. Vabbè. Guarda, un giorno per sfizio ne provo un altro. Che in realtà un po' più in là ce n'è un altro che sono italiani, ok? Magari mi fanno pagare 10 euro, ma per sfizio potrei vedere, capito? Ti farò sapere, certo. Bravo, seppure quelli se ne escono dollari, così. Dai un po' di dollari, dai un po' di contanti anche all'italiano. Seppure questi, che poi in realtà io preferirei l'italiano, non per un fatto di razzismo, sia chiaro, ma a me piace capire quello che la gente dice, capito? Mi fa compagnia, cioè stare tutto il tempo a sentire questi che fanno io dico, cazzo stanno dicendo? Magari mi stanno pure prendendo per il culo e manco me ne accorgo, capito? Infatti delle volte quando questo mi faceva le domande, poi dopo un po' diceva al suo amico thinking, e l'altro allora dice, questi sono palesemente prendendo per il culo, però non lo potrò mai capire, mai sapere, rimarrà sempre un mistero nella mia mente, capito? E invece italiani, gli italiani si scamano, capito? Gli italiani sono fregati. Balonghi, esatto, palongo. Attenzione, vabbè, posto, momento erotico è finito, il bollino erotico, sì. Buona, buona, che sennò ti presento Duro Duro e Pippa, il grande duo. Tra l'altro oggi quando mi hanno fatto la barba non mi hanno fatto quel giochino con le dita che mi fanno sopra il labbro, perché devi sapere che ogni volta che fanno la barba mi mettono una crema e poi mi fanno un giochino con le dita che sembra che stanno facendo cose sotto, ovviamente con le mani, no? In solitaria, ecco, sembra che stanno facendo quello. Stavolta non l'hanno fatto, meno male, perché ogni volta che me lo fa la cosa mi lascia un po' perplesso. Ma come, non vuoi che ti cipollino la barba? Non degli uomini. Comunque, ora torniamo alla nostra grande trama. If your majesty, qui c'è questo poveretto che mi aspetta. Che facciamo? You will need to attend to a number of tasks. Palonghi? Pray, allow me to summarize them for you. Tra l'altro, quei due somigliavano anche a questo, eh. Stai vedendo? Aspetta. La faccia è molto simile. Cioè, tu immagini un genere che mentre ti fa la barba ti parla di pippe e di boom boom, capito? Immaginati questo. Io no, perché? Allora, se volete essere incluso tra di essi, dovrete portare a termine una serie di compiti. Permettetemi di elencarvi brevemente. Ditemi dei mostri da debellare, ditemi della reggente, ditemi del magistrato. Ok, iniziamo. Scegli tu. Cosa facciamo dire? Magistrato. Spera, è una cosa bella cazzuta, interessante. Teniamola per ultima, no? Oh, no, il reggente è l'ultima, il reggente. Che il reggente comunque fa le veci del re. Sì. Ok, allora facciamo magistrato, mostri e poi per ultimo reggente, ok? Ok. Ok, vai, andiamo dal magistrato. Of all those who serve the Queen Regent, Longhi. Who I have no doubt will lend his support. No, perché me le fate entrare in testa, adesso non lo ascolto più. Durante tutto il viaggio in macchina dirò, Palonghi? Sì. Quindi conosci un po' di indiano? O magari lo ripeti davanti a degli indiani, magari un'offesa orribile per la loro madre, e vediamo che Yuki finisce sgozzata. E vabbè, amen. Non ti ricorderemo. Come amen? Non ti ricorderemo. Verrai a piangere, mi porterai i fiori lì. Senza dubbio darà sostegno alla vostra causa. I refer to Waldar. Ma poi l'hai vista la video bello qualcosa oggi? No. Una grande qualità. A parte quando è apparso in cam che si aveva il pezzo tagliato del corpo. Vabbè, però hai visto come è migliorata la qualità? Hai visto? Tutto fluido. Sì, quello che ho visto. Ma tu ti ricordi le prime live che faceva? Sì. Hai visto cos'era? Era terrificante, eh? Ovviamente non aveva il nuovo computer.
E quindi la qualità si nota. Chissà se prima o È poi anche. contento. Io sono molto contento per lui. Chissà se anche Connor prima o poi potrà arrivare a questi livelli. Ma secondo me la cosa che gli frega, non so, secondo me è la CPU. Non ha una CPU abbastanza performante. Scheda video, che cos'ha? Una 3060? Vabbè, anche tu hai una 3060, giusto? Sì, io ho la 3060. No, ma dobbiamo dimenticarci di un altro particolare, la RAM. Lui c'ha solo 16 giga. Quello fa. Tu quanto hai? 32? Adesso 32. Brava. Prossimo aggiornamento 64, attenzione. Ciao. Anzi, facciamo una cosa. Così ti rimangono. Ti passo i componenti che dovrò aggiungere? Così ti rimangono? Ah, sì. Ok, grazie. Allora così questo qui rimane, continua ad aspettarmi. Aspetta i miei porci comodi. Tanto non hai niente da fare, Brent, dai. Diciamocela. Sei solo come un pirla. Non è che hai a casa una moglie che non vede l'ora di rivederti. Allora. E di fare boom boom. E di fare boom boom, solo pippa per Brent, solo pippa. Oddio santo, Light. Me lo immagino Yuki che durante il viaggio dice boom boom pippa tutto il tempo. No, non me lo dire tanto. Boom boom pippa, boom boom pippa, boom boom pippa, boom boom pippa, pippa boom boom, boom boom pippa, pippa boom boom. Dai, creepy, adesso me lo fai entrare in testa. Ma boom boom pippa, pippa boom boom, boom boom pippa, pippa boom boom, mi raccomando. Magari va da uno, volevo una birra. Salve, vorrei una pippa. No, volevo dire una birra, scusi, mi sono volevo sbagliato. Volevo una boom boom pippa. Boom boom pippa, sì. Ricordami, anche tu comunque, aspetta, scheda video rimani con quella che hai, giusto? No, passami tutti i componenti, perché poi aggiornerò Vabbè, tutto. Per i componenti non c'ho la scheda video perché ho una 3080. Cosa vuoi passare? Una 3080, 3070, cosa vuoi? 4000? 4000 costano. Non lo so. Vabbè, vediamo. 4000... 4070? 60? Sì. No, vediamo la 60 un attimo. Ok. Allora... Vediamo. Sono con la spesa, dovrei farla grossa, quindi dovrei puntare più in alto, però sai. Beh, direi che 4060 è basso il prezzo, siamo su 3,60, quindi possiamo anche puntare a 70, dai, vediamo 70. Allora. 70. 4070, vediamo una marca che ti posso confermare, Gigabyte, che è la marca mia. 4070, 617 euro. Non è malaccio. Ora vediamo la differenza. Ora vediamo la differenza con la 4080, ok? Ok. Se la differenza è di poco, puntiamo a quella. Se è di tantissimo, direi di evitare. Allora. Sì, per il momento sì. GeForce. Allora, qui andiamo oltre i 1000. Sì. Esatto. Allora ti dico solo della GeForce in generale siamo sui 1154, è tantino, okay. Te lo dico, mm-hmm. Cioè comunque una 4070 è cazzuta, Ah certo, quello sì. Ok, allora ti mando questa, ok? Sì. Parliamo pur sempre di una scheda video 12 GB DDR6, insomma è cazzuta. Vediamo un altro parametro, i megahertz, 2490 megahertz, quindi una bella velocità di aggiornamento dell'immagine. Sì, no, è buona. Sì, ci sta. Ovviamente puoi arrivare fino... qui, se questo è 8K, sì, fino a 8K puoi arrivare. Cazzo, è buona. Cazzo, sei buona. Clock di memoria 21.000 MHz. No, vabbè, cazzutissima questa. Sì. Vai. Te la mando in privato, poi la aggiungi alla lista Amazon. Tra l'altro, qualcuno qui sotto ha messo un'immagine su richiesta. Non so se li conosci. Emiliano ha detto: cosa ho fatto? È un regalo per una VTuber. Vai a vedere. Okay. Magari conosci. Yeah. Mi sono familiari, gli elementi disegnati mi sono molto familiari. Allora, quella sinistra, pellosa... quella sinistra somiglia molto ai Shinogami, è presente? Sì, però non ha i capelli di questo colore. Mm. No, quella sinistra è coso, è quello di Genshin Impact. Vedi quella specie di maschera sui capelli rossi? Mm-hmm. È la maschera di quello... E quella a destra? Tartaglia si chiama. Sì, quella a destra chi è?
Quella VTuber, mi sa, quella. Quella è proprio la VTuber. Con la mascherina. Quindi la cliente. Possiamo chiamarla cliente, sì. Insomma. La... Sì, sai proprio che... E ti è familiare, quella VTuber? Familiare sì, però non ti saprei dire il nome. Non ho capito. Però mi sembra di averlo già visto. Comunque, scheda video te l'ho mandata. Poi... hard disk, ti va bene quello che hai? Sì, per il momento sì. Ok. Case? Cosa che dovevi comprare per te? Chi, io? Ah. E mo te li passo, un attimo. Perché oltre, a, in più a quelli, non saprei. Non, sì, sì, non so. Aspetta, case? No, case tengo il mio. Ce l'hai? Hai un middle tower? Middle tower sono quelli grossi che stai tranquilla. Sì, il mio è bello grosso, bello infatti grosso. L'ho aperto una volta, è praticamente vuoto. Perché comunque è importante che i componenti respirino, capito? Sì, sì, sì. Poi questa scheda video che ti passo, 4070, è anche tre ventole. Non so se tu hai una tre ventole, hai una tre ventole tu? So che non ci ho mai guardato. Vabbè, comunque è una tre ventole, tutto quindi caso. È un bel bestione, eh. Cioè, già il mio è un bel bestione. Nel caso c'è lo spazio per installarne altra, di ventola. Ok. Non costano neanche tanto. No, è proprio la scheda video a tre ventole. Ah, okay. Non è che robe che stacchi, no, è una scheda video, un blocco intero, un mattone, quasi un braccio umano, capito? Di un bambino, un braccio umano di un bambino di 6 anni, possiamo dire, capito? Ok, a posto. Allora, mo ti passo gli ultimi. Questo siamo a posto. Allora, i componenti sono un alimentatore, tu da quanto ce l'hai? Non lo so, dovrei aprire C più Z, aspetta, se me lo dà come dimmelo componente. Un attimo, perché se hai un alimentatore come dico io, stai a posto. Se no ti passo questo. C più Z. Allora, la prendo. Che non l'abbiamo ancora riscaricato questo. Ok. Allora, intercore, codonet, tecnologia, specifiche. Scheda madre. Dov'è che non posso vedere? Memoria. Boh, te lo fa vedere? Aspetta un attimo che ti condivido. Condividimi. Condividimi direttamente quello, capito? Così lo vedo sì, grande. Sì. Lo vedi? Aspetta. Ok, allora, aspetta, fammi vedere. Allora. Ok, vai a mainboard. Vai a memory. Ah, ma tu hai 64 GB, non hai 32. Non 32, pensavo... Oh, ok, allora... Ah, è vero, alla fine avevo fatto sì, la spesa un po' più alta. Oh, Fatto bene. Vai a SPD. Ma sei sicura che questo ti fa vedere anche quello? No, non ne sono sicura. Questo è lo slot 2, ma non penso cambi qualcosa. A parte che è un componente che, cioè, se tu apri il case lo vedi subito, Allora, vediamo un po' cosa di... GPU... Bench, vai su bench. No, about. No. Allora facciamo così, io te lo mando, ok? Sì, poi casomai tu lo apri e lo vedi, tanto è scritto proprio in grosso, eh. Comunque questo qui è un 1050 watt, capito? Ok. Con questo vai proprio tranquillo. E questo è il? Un cooler master. No, è l'alimentatore, l'alimentatore. Okay. Alimentatore modulare. Sai cosa sono i modulari? No. Sono quelli che praticamente decidi tu quale spine cavi attaccare.
In modo che non hai troppi cavi a penzoloni, capito? Tu attacchi quelli giusti che ti servono e il resto delle porte le lasci libere perché non ti servono. Ah, ok, Per ho avere capito. ordine sono il top, capito? Ok, questo te l'ho mandato, ti è arrivato, no? Ok. Stai mettendo tutto in lista desideri? Ok, scheda video, alimentatore, va bene. Poi scheda madre. Eccola qui. Questa qui è un MSI Pro, l'ultimo modello, la 790, che supporta fino alla 14ª generazione di Intel, che è quella attuale. Madonna. E anche la versione Wi-Fi. Nel caso, boh, non hai un attacco wifi, lo puoi utilizzare, capito? Poi andiamo avanti. Diciamo che di alternativa, volendo, ci sono anche quelle della ROG, ma te le fanno pagare molto di più e non ne vale la pena perché è quello che deve fare, il lavoro che deve fare. Tipo c'è quella della ROG che ti costa 6,30, però io ho controllato i vari componenti, in realtà non c'è una grossa differenza, semplicemente la ROG è dell'Asus. L'Asus va molto fra i gamer, streamer, youtuber e quindi, capito? Il marchio è salito di tanto. Però Sì. MSI sai che non è una marca a borombi, quindi vai tranquilla. Ok, Brombi. poi quella te l'ho mandata. E poi abbiamo le RAM, eccole qui, che sono l'ultima versione di quelle che ho io della Vengeance. Sono le Corsair Vengeance DDR5 da 64 GB, MHz fino a 6600. Ah, bella questa. Hai visto? Fighe, Bella. eh? Ok. E poi per finire, e questa è proprio la goccia finale, eccoti qua il processore, l'Intercore i9 14900. Ed è proprio la versione fatta apposta per quella scheda madre perché ha l'LGA 1700, che è il socket, che sarebbe dove li incastri, capito? Se l'LGA è diverso, non si incastra e te la prendi in quel posto. Giusto. Mi allontano un attimo che devo fare una cosa. Arrivo. Sì. Va bene, questo l'abbiamo fatto, possiamo chiudere. Allora, torniamo a noi. Che qui abbiamo questo che ci aspetta e non è il caso di farlo aspettare. Vediamo un po'. Allora, Brent, ti sono mancato, eh? Ti capisco. Cose che capitano. Allora. Many a time has Deezer demanded Waldor amend the code of Vermont to her own benefit. And many a time has the magistrate refused her, for he's loyal to none but the spirit of the law. As a result, he now sits in a cell beneath the palace. Our laws dictate that your majesty is our rightful ruler. Thus, as the staunchest supporter of the law known to the palace, I'm quite confident that Waldor will be willing to vouch for your majesty. What say you? Might you be willing to aid me in arranging the magistrate's release? Va bene. I've prepared a means for you to enter the palace dungeons. Pray, this mission demands the utmost secrecy. Prithee, be cautious, your majesty. Should you be discovered, I will be unable to lend aught in the way of aid. Anzi, fammi fare una cosa. Che sono curioso. Allora.
Ok, torniamo a noi. Allora, Brent, veniamo ai fatti, va? Me lo dici così. Cioè, se mi becca non me la prendo in quel posto. It's been some time since we last saw the young man who coveted that ornate. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. The citizenry have called upon my soldiers to cull monsters that plague the land. I dare say, 'twould be a fine contribution were you to accomplish these tasks on. What say you? Might I ask for your corp? I thank you, your majesty. There are three locales that I've seen significant trouble of late. The first is Trevo Mine, to the northwest. We've had reports of goblins swarming in great numbers. Next is Half Village, west of Burnworth. I believe soldiers have already been dispatched to cull an infestation of. Finally, there is a call for someone to locate a group of soldiers tasked with delivering freight. They were last seen crossing the second bridge on the eastern. Off we go then. There are beasts to be slain. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim, as you will need to infiltrate the palace to gather evidence of Deezer's misdeeds. I hesitate to ask something so dangerous of you, yet I fear we have few other options. I have attempted to do the same through my own channels afore now, though I have yet to uncover so much as a whisper. Would that I could undertake the task myself, but my station prohibits me from reckless action. What say you, your majesty? I shall ensure that the door to the Queen Regent's office is open between midnight and dawn. Pray use that time to conduct your investigation. Over here, if you please. Ok. Allora. Incontra il magistrato, affronta le minacce dei mostri. Ah, facciamo prima questo. Va. Ah, è proprio così. Dov'è il simbolo di casa mia? Abitazione di Mildred. Andiamo un attimo da Mildred, va. I've heard some interesting tidings about town. Regarding the Vermundian military, yes? It would seem the Queen Regent has made significant alterations to the chain of command. Uno. Due. Tre.
Vai, facciamoci sta pennichella, va. Ah, how I've longed to embrace my bedroll. E buonanotte ai suonatori. Good morrow, everyone. Off we go, then. I don't know about you, but I am full of vim and vigor. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Siamo tutti? Direi di no. Andiamo, andiamo, Queen. The ingredients are plentiful hereabouts. We could pick some now and use them when the need arrives. Jesus. Ovviamente se cambio le missioni quelli spariscono, no? Ah, sì. Curioso come in città la stamina è infinita. If we are to break it, it shan't be from this side. In città non si stanca mai. True enough. Correre all'infinito. Shall I lead you to the location nearest here, Arin? Che cazzo fa? The soldiers delivering freight were last espied near Vermin's eastern edge. Cazzo fai? That's not far from here. Well, now isn't this lucky? Someone who knows the way. Ma vuoi vedere che questa? Vuoi dire che qui ne è affetta dal morbo? Oh cazzo. Ho il presentimento che qui ne è malata. Me la posso rischiare. Mi sa che è meglio sbarazzarci di Queen. I have a knack for gathering items, and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. Non me la posso rischiare. I thank you for the chance to hone my swordsmanship, and
I can't rejoin you now. We've only just parted ways. But with any luck, we'll... No. Tra l'altro era lei che me l'aveva detto, del morbo. E io ho letto che quelli che parlano del morbo con grande possibilità potrebbero essere affetti. Borombi? Oh, mi è successa una cosa strana, eh. Cosa? Uno dei miei mi sa che era affetto dal morbo. È apparente che nel gioco c'è un morbo che dopo un po' li fa impazzire e iniziano ad attaccare a cazzo e non si ubbidisce. Sì. Praticamente sì. C'era uno del mio gruppo che i primi tempi che l'avevo presa, arruolata, è uscito fuori che mi parlava del famoso morbo, dicendo, sapete che si aggira un morbo che ti fa diventare pazzo? E io ho letto in giro che dicono che quando iniziano a parlare così bisogna stare sull'attenti. Poi che è successo? Mentre andavamo in una casa di campagna, questa qui a cazzo ha iniziato a dare spadate dal nulla, e poi mi sono accorto che accanto al suo simbolo della sua classe c'aveva una freccia verso in basso, e inoltre ho visto lo sguardo, e c'ha uno sguardo molto affaticato, con le voragini sotto gli occhi, non mi ha convinto. Quindi nel dubbio me ne sono sbarazzato. Anche perché questi quando impazziscono iniziano a uccidere gli NPC, cioè diventa un delirio. Sì. Cioè diventano proprio nemici, capito? Quindi... Sì. Ah, è vero che c'è sta cosa qua. Una sorta di peste. Comunque, sì. Visto che ci siamo, volevo chiedere una cosa. C'è Mori? Sì. Ecco. Allora, io sono sicuro perché ho già fatto i miei controlli e tutto, però... sentirlo anche da lui, comunque, se ne intende, avere un'ulteriore conferma. Mm-hmm. Chiamalo un attimo. Ok. Saret. Ci serve un consulto da un vero esperto. Ci serve il consulto di un esperto. Ok. Ok, vai pure Light. Allora, Yuki, fai vedere i componenti che ti ho consigliato, tranne la scheda video. Voleva sapere un tuo parere su questi componenti. No, più che altro un'altra cosa. Cioè, i componenti lo so che sono buoni, c'è un'altra cosa. Ok. Allora, intanto guardassi tutto. Alimentatore. Okay, prima dagli guarda tutto. Scheda madre, cioè, RAM, il processore. E dopo che li ha visti, linkerò la mia scheda video. Perché la domanda è, cioè io so che è così, però avere conferme ulteriori fa sempre bene. Uh-huh. Provo a vedere la mia scheda video, se appunto posso stare tranquillo che il tutto comunque combacia perfettamente. Perfetto. Ok, anzi, prima guarda bene questi componenti. Già te la link, questa qui. Ok. Così vede tutto nell'insieme. E poi dopo fai il confronto con... Perché la scheda video già ce l'ho, infatti questa sarà riciclata, e però saranno sostituiti quelli sopra. Quindi sarà sostituita la RAM, il processore, la scheda madre e l'alimentatore. Il processore ovviamente non lo userò a quella potenza, lo diminuirò, cioè lo userò al massimo 10 core, cose così, perché 24 core non esageriamo, anche perché dovrei farmi un raffreddamento al liquido se arrivo a usare un processore di 24 core, e non userò il processore al liquido. Il mio case è anche ben ventilato, eh. Ok. Poi ho 24 core, uno ci deve lavorare con 24 core, io devo solo giocarci, non esageriamo adesso. Ok, questo è quello di Light. Ok. No, aspetta. Scusa, una scheda video. No, scusami. Mi hai mandato una scheda video? Sì, è la mia scheda video, quella mia. Ok, e la domanda è? Niente, che tutti i componenti, cioè, da quello che vedi, vanno bene fra di loro. Ok, se tutti i componenti che ti ho fatto vedere vanno bene fra di loro, cioè si incastrano bene. Occhio, sì. Tu considera sulla scheda madre. Tu considera che la scheda madre, ho visto se c'aveva lo stesso LGA del processore per l'incastro, è tutto a posto. Questo aveva l'alimentatore. L'alimentatore l'ho preso appunto da 1050 perché ne ho un 730, quindi so qui c'è più potenza. Si incastrano fra di loro proprio anche a livello di spazio, dicevi. No, per lo spazio no, per lo spazio io c'ho un middle tower, su quello no. Okay. La domanda era semplicemente fra di loro se vanno bene, si evitano coni di bottiglia qui, non ci saranno coni di bottiglia, no? Se fra di loro vanno bene per evitare coni di bottiglia. Che si vadano in conflitto fra di loro tra una versione che magari è potente ma non regge l'altro componente, quello, intendo. Perché la mia scheda video non la cambio, mi tengo la 3080, però penso che posso stare tranquillo.
Perché il processore comunque lo prenderò bello tosto, eh. Mm-hmm. Ma ripeto, non lo userò 24 core, massimo 10 core. Ok. Sta riguardando tutto. Ok. Bene. Allora, che ti entra tutto, Light. Al massimo... Io vado in conflitto fra di loro, volevo. No, non vanno in conflitto tra di loro. Al massimo, se c'ha bisogno di più alimentazione, in base a quante ventole ci metti, in base a quanto... Allora, tu considera che col computer che ho adesso, che comunque è molto... Guarda che ti metto un attimo in viva voce, Light, così non devo fare da passaparola, sì. Che magari faccio anche male. No, vai, comunque parli. Stavo dicendo, col computer che ho adesso, che comunque è molto performante, e c'è anche quello 64 giga di RAM, un i7... abbastanza potente tutto, sto con 7,30. Però, per stare più tranquillo, visto che prenderò un processore molto grosso, una RAM anche con un certo wattaggio e tutto, voglio puntare per stare largo a 1050, capito? Cioè, questa è una cosa in più. Cioè, magari manco mi serve 1050 e vado bene con 800. Però, mi piace stare largo, capito? Quindi penso che dovrei stare tranquillo con quell'alimentatore. Se finora sono andato avanti con 7,30, capito? Però, dico, nell'insieme... Ti convince questa impostazione? Parlo. No, dico, tu questo lo vuoi usare anche per streamare, quindi magari se ti serve di mettere una scheda video extra o cose del genere... No, no, tu considera, io come ora come ora, io streamo e tutto. Semplicemente voglio fare quel salto in più per avere un processore più aggiornato, perché io adesso ho uno del 2019 che era il top di gamma in quel periodo. Però mi va di fare questa cosa in più. Ovviamente che significa il processore nuovo? Che la mia scheda madre arrivava fino alla nona generazione, quindi di conseguenza ho dovuto prendere un'altra scheda madre. Che vuol dire pure questo? Dover prendere un'altra RAM, perché la scheda madre di adesso supporta fino a DDR5 e io ho DDR4. Quindi è stato tutto un effetto domino che era partito dal processore, capito? No, ma allora, le cose che hai preso vanno benissimo, Light. Cioè, sì. Le cose che hai indicato vanno benissimo. Quindi, comunque, sia la mia scheda video, cioè, posso stare tranquillo. Questa 3080, sto tranquillo con questi componenti qui. Che è l'unica cosa che passerò. Sì. Io passerò questa scheda video qua, capito? Questa 3080 sarà appunto... La scheda video è abbastanza indifferente, in realtà. Sono quasi tutte compatibili... Ma anche per gli hard disk? Perché io ho un SSD da 250 e uno da 4 tera. Cioè anche quelli possono... In realtà la porta non mi sembra sia mai cambiata nel corso degli anni. Penso che è da Windows 98 che c'è la stessa porta per... Ah, ok. Per quindi per hard disk sia SSD che normali, su quelli sto tranquillo. Ok. Sì. C'è la porta, non mi ricordo come si chiama. Anche lettori, perché io ho un lettore Blu-ray e un masterizzatore Blu-ray. Pure su quelli sto tranquillo. Non ho la minima idea qua. Vabbè, se mi dici che non è cambiato nulla, è che mal improvviso, anche perché non credo che sia stato un aggiornamento, visto che i lettori ormai non si usano più, dicono che è stato un aggiornamento. No, appunto, infatti non ne ho la minima idea proprio per quello, chi è che usa un lettore Blu-ray? Solo Light lo usa. Va bene, sì, siccome io sono affezionato ad alcune cose del passato. Il lettore passato. DVD, no? Sì. No, sì, Blu-ray, non DVD. DVD? Sì. Blu-ray è quello della TV. No, io c'ho proprio un lettore Blu-ray e un masterizzatore Blu-ray, per masterizzare sui Blu-ray, capito? Nel caso c'ho troppa roba nel computer, capito? Magari masterizzo, non lo faccio più, però ormai sono affezionato, li tengo lì, capito? Va bene. Vabbè, comunque in generale a posto, da quello che hai visto. In generale a posto, sì. Ok. Poi, in caso tanto quando ti arrivano i componenti... Sì, ma tanto se ne parla di quest'estate, quest'estate, non adesso. Adesso sto conservando. In caso non vada bene, tanto pigli tutto da Amazon, c'è sempre il famoso rimborso. Sì. Poi un'ultima cosa, perché mi hanno detto... Allora, io Windows 10 c'ho una chiave OM, è presente, no? Le chiavi OM? Ok. Mi hanno detto che se io ho formato questo SSD, quella chiave la posso riutilizzare su un'altra scheda madre. Mi confermi anche tu? O dovrò prendermi un altro Windows 10? Ma guarda che... l'installazione del sistema operativo sta direttamente nel coso, nell'hard disk. Quindi quando sposti l'hard disk sulla nuova scheda madre non te ne frega niente a te. È già installato. Quindi non va formattato? No. Cioè, quando quello mi sposterà quest'hard disk
l'SSD sull'altra scheda madre non deve formattare? No, in realtà no, perché allora, tu immagina che l'hard disk SSD è presente i cosi esterni, gli hard disk esterni. È la stessa cosa, semplicemente che usa una porta diversa e c'è le bitine che si agganciano dentro. Cioè non è che è chissà che di differente. Mm-hmm. Quindi è come se fosse una chiavetta, soltanto che tiene più roba. Quindi al massimo, cioè, quando considera che io ho scelto anche una scheda madre della stessa casa di quello che ho io, perché è un MSI un po' più vecchia. Al massimo quando entri avrai problemi con un po' con la grafica, un po' magari con lo schermo e roba del genere, perché devi installare i driver. Mm-hmm. Processo. Allora, tu te lo fai installare da qualcuno, vero? Sì, c'è un negozietto mio che faranno tutto loro. E allora fanno tutto loro, tu non ti stare a preoccupare. La chiave... Cosa se vuoi dagliela. No, la chiave gliela do. No, ma io come sempre faccio sempre un foglietto stampato con i compitini, capito? Ho già fatto il foglietto con scritto pulizia, installazione di quello, lasciare i componenti. Allora, dai tutto ci penso loro. Sì. Però in teoria non c'hai problemi, perché una volta che tu hai perché come funziona? Tu installi Windows, mm-hmm. abiliti la chiave, mm-hmm. e poi diciamo che quella chiave in realtà non è andata buttata. Semplicemente che stai in rete, poi dopo, cioè, non è che fai chissà quale registrazione, sta collegata al tuo account. No, perché ho letto su internet che dicono che queste chiavi OEM si collegano alla scheda madre e, no, e se cambi scheda madre devi prenderti un'altra chiavetta. Capito? Questo era il mio dubbio. Può essere. Però so, mi hanno detto, tipo Manu e altri mi hanno detto, però se tu formatti quell'SSD... la chiave diventa libera e puoi riutilizzarla su un'altra scheda madre. Questo mi è stato detto. Questo non lo so, Light. Sinceramente. Vabbè, casomai ne parlerò col tecnico quando glielo porterò. Sì. Però per me non è un problema. Se c'è da fare una disinstallazione, formattazione pulita, per me non è un problema. E tanto tutta la roba la posso spostare su quelle esterne. Poi quella dei 4 giga, che io ho due hard disk, l'SSD che ci va in sistema operativo e i 4 tera che sono a parte. Quei 4 tera non si toccano, che non serve formattarli, perché è come se fossero un USB gigantesca. L'SSD giusto dove c'è il sistema operativo, se tocca formattarlo per fare una cosa pulita, per me non è un problema, capito? Sì, ma devi capire, Light, che tanto alla fin fine, anche se dovessi aver bisogno di prendere una chiave nuova, la chiave su Amazon di Windows 10 la trovi ancora a 10 euro, sì, 20 sì. euro. No, ma quello non è un problema, infatti. È per capire se posso usare il mio o comprare un altro. Io l'ho già messo in lista, ho già trovato a 20 euro, tutto a posto. Allora. Vabbè, poi vedo, dai, se dicono che bisogna comprare un'altra, dico, vabbè, ok, vi lascio il computer, poi me la compro e ve la rimando, che ne so, vedo io, dai. Va bene, vabbè, comunque l'importante è che i componenti che ho scelto vanno tutti tranquilli con gli altri che ho, 3080 e compagnia bella. Ok. In coso sì, io ti consiglio di far comunque sentire il negozietto tuo, che magari ne sanno di più. Mm-hmm. Riguardo il processore, penso che anche tu mi consigli di lasciarlo tipo sui 10 core e non troppo pompato, 24 core è troppo. Non credi? Ma non ci fai nulla. Poi comunque io non ho manco il sistema della NASA, puoi no, avercelo, non mi interessa. Io voglio giocarci, non voglio crearli i giochi. Allora, poi tra l'altro allora è fin troppo potente per giocarci. Esatto. Già ti esatto. dico, il computer che stai facendo adesso è per il rendering 3D. Uh-huh, e sì. Già lì sarebbe secondo me un bel top di gamma. Sì. Per stare semplicemente a giocarci già è troppo. Uh-huh. Poi dall'altro io c'ho il raffreddamento ad aria, non al liquido, quindi 24 core con l'aria non credo che duri molto questo processore. Quindi al massimo me lo faccio fare a 10 core, tipo invece di 8, 10, 2 core in più per arrotondare e basta. Cioè. Ah, il raffreddamento a liquido non costa nemmeno troppo. Sì, no, ma non è per quello, è che io non so sbatti di starci appresso, io manutenzione la faccio una volta all'anno, c'ho sempre l'ansia, capito? Prima ero stato bene così, quindi capito, per questo dico. Perché se no ci metterei poco, lo compro, lo faccio mettere e finisce lì, capito? Però beh, comunque in generale mi hai detto che posso stare tranquillo con queste impostazioni, giusto? Quello che hai visto. Va bene, allora poi vedo io. Grazie mille. Va bene, ciao. Ok, Yuki, ti ricancello la scheda video come ho messo io, sennò poi ti confondi. Ok. Così ti rimane tutto in ordine. Hai messo tutto su Amazon comunque? Yes, Borombi. Sì? Pippa?
Boom 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 pippa. No dai, no dai. Vabbè, comunque, non ripetere, no, vabbè, no, 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 non no, ripeto. No, no, no. Comunque hai messo tutto su Amazon? Sì. Yes, molto siamo bene. A posto. Siamo a posto. Così diventeremo gli unici VTuber italiani che hanno un computer illegale e se ne sfregano di tutto. Esce il gioco sì. ottimizzato di merda e ce ne fottiamo, Yuki. Hai capito? E arriveranno io quelli. Sono a posto di cibo, sì, Salet. Va bene, torniamo a noi. Ma voi quando partite? Tra poco? Alle 4:15. Quando passa la carovana? Quando passa la carovana con i soldati che sì. vi trasportano al prossimo villaggio? Bravi, bravi. Senti, ma tu che ne pensi dell'idea che aveva dato, non mi ricordo se era Darty o Con, di fare un giorno delle robe di D&D in live? Non so, che ne pensi tu? Oddio, chi l'ha data questa idea? Non mi ricordo se era Con o Darty, forse Con. Con, sì, Con. Dici Con? Sì. O si potrebbe anche fare, non sono un amante di D&D, ma si può fare. Vabbè, dai. A me è una cosa che mi ha sempre incuriosito, certo, preferirei più una roba da tavolo un po' più autentica che farla in questo modo virtuale. Sì. Anche perché non so visivamente cosa faremo, perché allora, quando l'ha fatto Bonchina, io ho visto come l'hanno fatto, hanno usato un programmino che visivamente faceva schifo, che sembrava una roba fatta con Paint, con tutte le linee storte, e questi che erano più parlato, però dopo un po' diventavano anche noiosi. Se la vogliamo fare, io spero che sia una cosa tipo, che ne so, guarda la mia live, così ti faccio capire. Okay. Mm-hmm. Allora, dimmi quando ci sei. Ci sono. Ok, vedi nella mia live si vede questa mappa? Bella questa mappa, no? Bella strutturata, bella da vedere. Ecco, io spero una cosa del genere. Una cosa dove si vede una mappa così, dove si vedono i nostri personaggi, tipo in basso a sinistra, vedi quei personaggi lì? Sì. Ecco, magari noi diamo un visivo fatto così ai nostri personaggi, così la gente, oltre a sentire questi che parlano, ha anche un visivo carino, interessante, capito? Io quando l'ho fatta con un altro VTuber, sì. E avevamo proprio le nostre pedine. E noi abbiamo combattuto tipo in un bosco e lui ha preparato tutta la cartina, cioè proprio la piantina del bosco con i sentieri e le rovine eccetera, mentre raccontava la storia noi vedevamo effettivamente dove cosa stava succedendo. Vabbè, se il fattore, perché a me interessa quello, cioè il resto, la sì, fantasia di solito si struttura così, ecco, la fantasia, i dialoghi, quello ce l'abbiamo, cioè non siamo dei cretini. Però il visivo è importante, perché la gente che viene a vedere una live, dopo un po' sente gente che parla, il visivo fa schifo, questi si annoiano e se ne vanno. Quindi un minimo di questo che stai vedendo vorrei offrirlo. Quindi se Con e chi che sia che fa sta roba ci offrono una roba simile, beh, si fa interessante, capito? Sì. Quindi staremo a vedere, anche perché sono cose che vanno per le lunghe, eh. Cioè da quello che ho visto possono andare anche per varie live, c'è gente che anche per quasi uno o due mesi ha fatto ste robe, capito? Perché durano sì, le partite sì, niente. È vero. Quindi stiamo a vedere un po' il da farsi, se no chi se ne frega. Vabbè, è a posto, torniamo a noi. Allora, poi non ti lascio immaginare con Bonchina quanto era emozionante sta roba. Tu palle, guarda, stavo annoiando, infatti la guardavo poco perché era noiosissimo. Ok, eccoci qua. Ma come? La tua prediletta. Andasse a cagare, va. Quel tegame. Allora. Il berserk è andato via perché forse era malato. Io non voglio rischiare che mi uccidano gli NPC a cavolo. Quindi ora ne prendiamo un altro. Allora, andiamo a cercare una nuova pedina. Giusto. Cerca una pedina. Ricerca avanzata. Dal livello 20 al 26. Boronghi. Palù. Classe distruttore. Boom boom pippa. Boom boom pippa. No. Aspetto femminile. Ok. Tu sei troppo boronghi. Boom boom pippa. Boom boom pippa. Boom boom pippa. Ok, personalità. No, non farlo così. Personalità non ve lo dico. Cerca per abilità arma. Cosa, Yugi? Non capisco. Allora, gentile, spontanea. No, vabbè, mi accontento di quello che passa il convento. Cerca. Lui si accontenta. Della personalità. L'estetica è un altro discorso. Allora, vediamo un po' l'estetica.
Lei ha messo femmine, umane e mi appare sta creatura pelosa. Vabbè. Non lo so. Borocchi. E tu che sei? Una sfregiata? Madonna quanto sei brutta. Che t'hanno fatto? Ho avuto una brutta infanzia. Hanno una storia però questi personaggi, eh? Bridget. Ah, bella. Boots. Tutti sfregiati, oh. Prima apparivano tante belle fanciulle, ma che è successo qui, ragazzi? No, anch'io piacciono tanti, amo i personaggi con le cicatrici. Sì, vabbè, però una ragazza che ha più cicatrici che faccia, un po' mi turba. Una. Ha combattuto, sì, Xena! Ha combattuto, tutte sulla faccia, e che cazzo, allora, un intero corpo. Allora, tu no. Taret? Colazione. Dopo farò colazione. Ehi, Valeska, ma ce l'hai anche tu il morbo? Ma ti devo buttare nell'acqua. E poi perché è conciata così? Attenzione a Boronghi. Mi sa che Valeska va curata, eh. Mi sa che ce l'ha anche lei il morbo. Per quella che è la mia pedina, lo sai come funziona per curarla? Sì. Ah, sì, lo sai? Sì. E come, dillo? La butti nell'acqua. Perché ti ricordi quello che ho detto? O l'hai letto? No, perché me l'aveva già detto prima di sentire da te, mio fratello. Bravo, bravo fratello. E brava tu che ti ricordi. Quello che dice mio fratello, sì. Quello che dici tu. Perché dovrei ricordarmi? Chi sei? Se ne frega. L'importante è che me lo ricordo io. Mi sembrano messi tutti male. Fatemi vedere meglio questa. E io dico, ma prima non erano tutti così. Tutti brutti adesso. Che è successo? E questa, ammazza quanto è grossa, oh. Muramasa. Muramasa, eh. Andiamo di creatura un po' furri. Vabbè, dai, andiamo con Muramasa. You can count on me to fly to your aid in your hour. Prendiamo un furri, va, per la gioia di Dio. Knowing when to use curatives is my specialty. Vai, prego. If ever you've need of an ear to listen. No, no, per la gioia di un certo Palongo. Lascia la faglia. Ci vuole, Sven. I was hoping we might. Ah, il tizio che gli ho fatto il favore. Would you care to stay and talk a moment? Mi andrebbe di fermarmi un attimo a parlare. Sto andando in missione. Va bene. E parliamo sotto la pioggia, poi. Ma siamo veramente dei pirla. I'm glad. Sit down, won't you? Mi devo ammalare per colpa tua. Ne sono lieto, prego, sedetevi. Cioè, ti rendi conto? Ma non è realistica questa cosa. Chi è che si mette a parlare sotto la pioggia così tranquillamente? Un demente. E vabbè, parliamo con questo, dai. Sei affezionato a questo posto. Che bravo. I never imagined a city could be like this. So full of excitement. And how could I have? In all my life I've hardly left the palace. My mother is oft did I long for a taste of normal life. Even aught as simple as going shopping for my mother has always procured things I covet for me, so to pick out an item and obtain it with my which reminds me. I owe you a debt. Esatto, hai un debito con me, quindi I cannot repay the full sum. Temo di non potervi rimborsare l'intera somma in una volta. Non ho molto denaro da spendere. Come la mettiamo? Che mi dai adesso? Ah, mi dai una parte e il resto dopo. Voglio vedere, no, non dimentico. I mustn't let mother find out I left the palace. Thank you for indulging me. I do hope we'll see each other anon. This ladder looks sturdy enough to climb. Vabbè. Attenderò gli altri 800, Non li dimentico, sappilo. Ok, andiamo via. Quello crede che mi dimentico. Povero fesso. Non gli fai uno sconticino sulla pena? Che sconticino, che pena. Quello che voleva comprare un giocattolino, gli ho prestato i soldi, fine. Che sconticino. Allora, fammi esaminare la situazione qua.
Senti una cosa. Che boronghi. Senti una cosa, ma tu sai che significa quando i personaggi hanno una freccetta verso il basso accanto alla classe? Perché ce l'ha anche Muramasa, no, che ho appena preso. E non credo che Muramasa appena arrivato subito sia infettata, capito? Guardo subito. Però quello di prima ho fatto bene a cacciarlo, perché visto che ha iniziato a dare attacchi a cazzo, quindi per sicurezza. Allora, fammi vedere la freccettina un attimo in verso il basso. Sì. Accanto ai nomi c'hanno il simbolo della classe e c'hanno una freccia rossa verso il basso. Ah, ma ce l'ho pure io. Che cazzo significa? Che simbolo è? Di che si tratta? Vedi, ecco, vedi qui, vedi in questo menu, si vede bene. Abbiamo tutti e quattro questo simbolo. Ok, quindi è uno status negativo, vediamo. Aspetta, però cazzo, allora la Muramasa è appena arrivata e già ce l'ha. Status negativi. Posso provare ad andare all'accampamento, mangiare qualcosa e vedere se passa? Sì, puoi fare anche così, vediamo. Non sto con la. Allora, l'accampamento negativi, vediamo se mi dice qualcosa. Saret, tu hai giocato Dragon's Dogma 2. Ti ricordi gli status negativi? Come si presentavano, no? Le icone un pochino. C'è Light che ha questo strano simbolo vicino ai personaggi. Guarda, ti faccio vedere. Vieni nella mia live, così si sì, vede. Infatti. Sotto la barra della vita e della stamina, tutti quanti abbiamo un simbolino con una freccia rossa verso il basso. Personaggi. Questo simbolo qui con la freccettina che punta verso il basso. Che cacchio è? Ricordi se tu l'hai mai avuto questo simbolo? Non è il morbo della peste, vero? No, non gli ha mai capitato a Saret questo. Però non è il morbo della peste. No, no. Anche perché, scusa, io ho appena arruolato una e questa appena arrivata già ce l'ha. Mi pare strano. Allora. Aspetta che traduco. La debilitazione inzuppata si attiva ogni volta che il personaggio trascorre troppo tempo sotto l'acqua. Ah, o la pioggia. Perché sta piovendo. Anche altri effetti ambientali, alcuni tipi di attacchi possono attivarlo. La debilitazione non causa danni, talvolta può essere utile poiché contrasta le debilitazioni basate sul fuoco e impedisce al giocatore di essere incatramato. Tuttavia, lascia anche gli Arisen più vulnerabili agli attacchi basati sui fulmini e sul ghiaccio. Cioè la pioggia ci rompe le balle. Se ti attaccano mostri di tipo elettrico e ghiaccio, sì. Cazzarola. Interessante. Guarda, ti lascio in privato i vari status negativi, se così sì, se per caso dovesse ricapitarti. Appendili pure nella nostra conversazione privata. Hai capito? L'hanno pensate però, Figo. Attacca il messaggio. Vabbè, a me non è la peste, anche perché cavolo, ho appena arruolato una. Io comunque quella tizia di prima ho fatto bene a levarla perché ho visto che attaccava a cazzo, quindi ho preferito evitare. Almeno così per la gioia di grandi e piccini abbiamo un furry in squadra. Yeah! We must be really down on our luck to get caught out in such a downpour. Take heart. The worst it can do is drench our equipment. Comunque come sta andando con la pioggia? Come lo vedi il gioco? Sta piovendo. Liscio. Nessun problema, nessun calo di frame. Tra l'altro ora c'è un'abilità che ogni tanto l'arma si incianta. È la Vilk. Ciao Vilk. Ma comunque va bene. Comunque scommetto che a Mori una cosa non gli è piaciuto è il fatto che non c'è un lock, vero?
Che c'è una visuale che è magari accennata, ma a volte i combattimenti vanno un po' a cavolo. Può essere. È una cosa molto simile che stava anche in Ghost of Tsushima. Diciamo che finché sei nell'uno contro uno, sì, però quando sono più nemici tu magari vuoi concentrarti su uno, e invece questo spinto lock va un po' ovunque, capito? Nel primo non c'era, c'era un lock serio, giusto? Sì. No, nel primo da Cosmo, no, non c'era neanche lì. È una cosa che hanno portato dall'uno, non c'era il lock. E vai. Se uso il comando avanti subito dopo che una pedina ha dato un suggerimento, farà sì che faccia ciò che ha detto. Ad esempio, guidarti fino a un certo punto o aiutarti a svolgere un compito. Le pedine sono creature nate per essere d'aiuto alla Risen, pertanto lasciare che ti guidino e ti aiutino ti sarà certamente utile nel corso dell'avventura. Ma dai. Tra l'altro una cosa che mi piace è che quando vai in giro trovi altri avventurieri come noi che magari stanno in difficoltà contro creature e tu puoi decidere se aiutarli. Cioè sembra quasi che stiamo in un open world MMO, capito? Con altri giocatori. Questa cosa mi piace parecchio. Cioè boh, finora non mi sta sembrando una merda totale sto gioco. Poi non so, quando ci giocherai tu vedrai anche tu. Poi lo sto prendendo l'unica cosa che mi ha detto mio fratello è meglio giocare prima al 2 e l'1, perché sennò così eviti di fare il paragone del nell'1 c'erano molte più cose, nel 2 le hanno ridotte un po'. Ho capito. Allora, vediamo il percorso. Come ho detto ieri, di solito a quest'ora sono stanco, quindi preferirei riposarmi. Scusa se ogni volta sto solo 5 secondi in live, ma è perché sono stanco morto. Ma vai tranquillo, passa quando puoi. Allora, yes. Di qua. Ok. Muori sereno. Cosa? Muori sereno? Madonna. Vai pure sereno. Ah, ok. Muori sereno. Capisci sempre tutto tu, tutto quanto. Tra l'altro io avrei fatto anche un'altra cosa che non hanno messo. Allora, quando c'è un obiettivo che devi raggiungere... Che cazzo è? Un altro ciclope. Comunque, prima di affrontare questo ennesimo ciclope, quando sulla mappa tu scegli un punto dove andare e sai dov'è il punto, no? Avrei fatto una cosa in stile The Witcher. Io so che The Witcher appaiono dei percorsi dorati, no? Ecco, tu segui i percorsi e non stai in continuazione a guardarti la mappa per essere sicuro dove stai andando, capito? Tanto se sai dov'è l'obiettivo, che cambia se c'è il percorso o no? Non è chissà quale malus, ce lo puoi anche mettere, capito? Invece un conto che tu non lo sai, devi indagare. Lì ci sta, perché che fa? Ogni volta ti mettono la manina. Però se sai dove devi andare, lo mettevano il percorso dorato e chi se l'ha visto, se l'ha visto. Comunque, affrontiamo il ciclope. Vada, vada, Yugi, un ciclope. La prima volta che lo vedi? Ah, sì. Pensa di questo scontro. Rampichiamo. Becca di questo, maledetto. Valesca, vai! Comunque i maghi sono proprio esagerati. Ogni volta che prendo un mago nel team è quello che fa più danni. Focus. A moment of decision will spell out. So it goes.
andando il combattimento? Come con i danni? Ok. Bravo, dai, ti attacchi un po'. E cadi questo. Castro. Castro. Boom boom pipa. Boom boom pipa. Boom boom pipa. Sono pietrificato. Guarda, guarda, sono pietrificato. Benissimo. No, Saret, no. Vai nel sedere. Venite tutti nel sedere. E cadi questo. Oh, chi è la surprise? Cai di nuovo, sai stare in piedi tu, eh? Apposta, addio. 10.000 monete mi hanno dato. Hai capito? Grazie. I'm attentive and loyal and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. No, no, stai nel tuo, stai, siamo a posto. Buono, buono. Ho fatto un po' di soldini, giusto così. Piaciuto questo scontro? Sì. Esamine. Occhio deforme. Never did I dream we would come upon such a very osso compatto. Addio Luigi. No. Eh sì. Era proprio lui. Il nostro deforme amico di quartiere. Luigi. Allora, vediamo un po'. Devo fare attenzione a non fare percorsi sbagliati. Allora, se vado di qua... sembra un pelino più breve. Da questa parte... aspetta. Ma lì è collegato? Potrebbe essere. Invece di qua, di qua... qui è più collegato, mi sa. Vabbè, andiamo di qua. The Arisen has chosen to fill our ranks with women. And I've no objection. La vegetazione come ti sembra in questo gioco? La? La vegetazione, dico, la vegetazione. Ricca? Povera? The creature's corpse will serve us well. Abbastanza ricca, ma comunque rispetto a Dragon's Dogma 1 sono rimasti abbastanza fedeli come scenari. Le nuvole si muovono. Sì, un leggero movimento. Nuvole si muovono, Light, le nuvole, le nuvole. Sì, sì, si muovono. Ho usato quel tronco e l'ho messo pari pari a un pezzo di nuvola. Il pezzo di nuvola si muove, lentamente ma si muove. Ok, ok. Buono, buono. No, no, era grave, eh? Era gravissimo. Davo un sacco di punti in meno. Diventava un gioco di merda se non si muovono le nuvole. Allora... Si installavi instantly? No, ma lo finivo con un po' di rammarico. Che non è possibile, eh? Me lo fai così realistico, addirittura il malus pioggia e poi le nuvole stanno ferme. Chi c'è qui? Un po' di balordi. Attenzione, attenzione. Villaggio abbandonato con un po' di balordi. Bello, ho ucciso un ciclope e ora mi devo preoccupare per i banditi. Dai, dai, ma che ci provi? 200 monete, grazie. Ma ti pare, ma veramente? Cioè questi non lo sanno che ho ucciso un ciclope. E si dicono, oh, oh, sono dei poveri scemi, dai, uccidiamoli e derubiamoli. Invece. Ho detto male. Non succederà. Addio. Già morto. Vabbè, ci avete provato. Cosa c'è qui? Cosa c'è? Raccogli. Ricostituente di caviale. Tra l'altro qui la roba dopo un po' va a male, eh? Quindi se non mangi diventa tutto uno schifo. Che se mangi la roba andata a male ti dà dei bonus ma allo stesso tempo ti avveleni. Che giustamente non è, fa proprio bene alla salute mangiare la roba. E inoltre io ogni volta che saluto uno, che lo abbandono dal team, sono generoso, gli regalo roba variata. Così possono concimare il terreno, che ne so. Magari sono dei grandi agricoltori.
350 monete. Qui cosa abbiamo? Oh, una zuppa? Oh, chi c'è? Uno stronzo. Devi fare una guardia. T'ha detto male. Oh, nuovo forziere. Vai. Apriamo. Let us try for the same results with our next attack. Oh, scheggia di cuore di drago. Cuore di drago completato. Sai cosa cuore serve di cuore drago? Sai cosa serve? You, cuore di drago? No. Praticamente quando muori, sei cuore di drago, ti torni in vita. E quindi riprendi perfettamente da dove sei. Cioè, ti evitano il rimuovere. E ogni volta che hai una scheggia di cuore di drago, quando la completi, ottieni un cuore di drago intero. Dovrei averne due al momento, fammi vedere. Sì, ne ho due. Vabbè, qui non c'è più nulla. E mo ci fermiamo che vedo un falò. Quindi ci accampiamo. E per oggi abbiamo dato. Oh, vedi già light. Me lo gusto, io me lo gusto questo gioco, te l'ho detto. Lo voglio proprio gustare. Tranquillo, è lungo questo gioco. Sì, tranquillo. Se mi sono non gustato Assassin's Creed Valhalla per 3 mesi, mi gusterò questo qui, anche fossero 3 mesi. Poi quando gioco a giochi del genere mi piace proprio viverli. Bravo. Entraci dentro, letteralmente. Sì, sì, metto la testa dentro lo schermo proprio, faccio il buco. Esatto, esatto, bucalo, bucalo con il tuo potente cranio. Tu faresti mai, cioè, rievocazioni storiche? Sai di che si tratta? No. Sono quelle dove praticamente si conciano come quel periodo e vanno nelle foreste a rivivere magari delle situazioni simulate. Tipo medievali o di vario tipo. Madonna. Se morì non li faceva, eh. Sì, sì. Fanno anche battaglie, eh? E lì si fanno male, eh? Usano armi che non sono vere, perché sennò si ammazzano. Però qualche livido se lo portano a casa, eh? Però fanno anche situazioni con dialoghi. Cioè, è come fare D&D, però realmente, capito? Oh, beh sì, il roleplaying proprio. Non so perché, ma è una cosa che ci vedrei molto palongo in questa cosa. Magari l'ha pure fatto. L'ha fatto? Non credo. No, strano. Porondi? Bum bum pipa? No, pipa no, bum no. Bum. Bum bum pipa, pipa bum bum. Bum bum pipa, pipa bum bum. Vai, vai, ripeti con me. E questo chi è? Ah, un bastardo! Eccolo lì! Maledetto! Ma come? Pensavo eri un amico, che volevi socializzare. E invece sei solo un balordo che farà una bruttissima fine. Vai. Salutami a Parisio. Here you are, master. I hope you like it. Sono qui, somiglia alla nostra Yuki. Tu in realtà no. Sei a Parisio, non me lo vuoi dire, eh? T'ho beccato. Cosa c'è nello screen? E cosa facevi la guardia, Zozzone? Eri costituente di tuberi. Cioè, tu sei morto per un tubero? Sono proprio un pirla, guarda. Ti meriti di essere morto, guarda. Tu ti sacrificheresti per un tubero? No. Questo qui l'ha appena fatto. Complimenti, eh? Mm. Stava qui sopra, era il capo. Che gran borongi. Capo proprio. Ah, ok, notte Vilk. No Vilk. Probabilmente l'ha scritto mezz'ora fa. Borongi. Ah, è bella spiaggia. E dai, visivamente non si può dire nulla a sto gioco, eh. Ma come siete bene il mare. La freschezza, guarda, la freschezza dell'acqua. Shall we see if there's all to be found while we're here? È sentimentale. Secondo te, bravo. Cioè, quando farò quell'aggiornamento, cioè, potrei giocare a giochi del genere maxati in live? Sì. Secondo me sì. Col massimo della fluidità? Cioè, io non cerco i 120 fps, però 60 non mi farebbe schifo. Sì. Ah, tra l'altro con Dart faremo una cosa, una live meme su Need for Speed. Lo sai come la faremo? L'idea ce l'ha data una tizia che abbiamo visto che stava portando Underground 2, no? Una VTuber. E lo stava portando con dei settaggi bruttissimi, si vedeva proprio da schifo. Quindi vogliamo fare poi una live meme dove tutti giochiamo Need for Speed Unbound con i settaggi minimi, con la qualità tipo 800x600, proprio una cosa schifosa, orribile, capito? Madonna. Sarei dei nostri quando lo facciamo, eh? Sì. Tanto è solo una, giusto così per ridere. Poi torniamo normali. Sì, ci ha dato questa idea. Buono. Allora...
Non vedo nient'altro. Vediamo un po'. La carne è ancora buona? Mo cuciniamo la carne, eh? Così prima di salutarci ti faccio vedere un bel bisteccone. Vediamo, vediamo se questo. Adoro i bisteccone. Vabbè, qui abbiamo già visto. Abbiamo visto tutto. Come si chiama sto luogo? Fammi vedere. Accampamento. Insediamento in rovina. Ok. We have found a material. Tutto a posto? Che fai, Valente? Mi stai attaccando? Morbo? 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 No, no, non è detto. Tanto al massimo la prendo e la butto in acqua. Fammela vedere. Fammi vedere che aria c'ha. Ah, è sempre stata pallida. Tra l'altro è da notare che quel cappello che ha in testa non gliel'ho rimediato io. Quindi in questo gioco gli equipaggiamenti se li trovano li indossano da soli. Interessante. Sembrava Valeska. Noi siamo in quattro, dov'è il quarto? Ah, eri qui. Se la fa pipì Muramasa, eh? Scappava. L'ho beccato. Ah, qui c'è il pozzo di The Ring. Vai, accampiamoci, va. Accampati. Oddio mio life. Momento rilassante prima di chiudere. Allora, prima di prima cuciniamo e poi ci sediamo. Mm-hmm. Vediamo un po'. Ecco, vediamo la carnazza. Carne di bestia. Però bistecca da di più. Andiamo di bisteccone? Sì, sì. Quello che ho mangiato io stasera. Ok, ok. Sei pronta, sei pronta? Sì, vai, vai. Chi è che mi ha scritto? Mi ha scritto qualcuno. Sarà mica Luigi, ti prego. Ah no, eri tu. Meno male. Ma cosa? Stavo preoccupando. Che hai fatto? Hai attaccato un messaggio. Ah, mi hai mandato la guida, ok. Ma controlla se si sono asciugati i vestiti. No, non controllerò se si sono asciugati i vestiti, capito? Smetti di darmi ordine. Allora, ora controlliamo se il bisteccone è bello pronto. Sei pronta? Sì. Ci sei? Vado, dai, dai, vado, vai, vado. Vai, vai. Eccolo. Vai. Bolonghi, palonghi, bolonga. Bum bum pipa. Oh, è nuova, questa non l'ho mai vista sta bistecca. Bum bum pipa. Ah, avanti è buona, guarda, guarda. Serva. Bum bum pipa, bum bum pipa, bum bum pipa, bum bum pipa. Not like a feast to get you ready for bed. Pezzettone di carne. Guarda. Surely we've time for a short kip. Ere we continue on our merry way. Rilassiamoci tutti insieme. Poi ti siedi, intanto questi chiacchierano. Ecco, stiamo un po' così. Spostiamoci questi minuti davanti al fuoco. Cosa? Anzi, mettiamoci in un'altra posizione. Our master is a changeable sort. Sono pronti, scaldati al fuoco. One moment and charging recklessly into battle in the next. Eccomi. True words were never spoken. E partiamo. E poi sì, sarò ufficialmente in vacanza. Guarda, guarda, guarda le scene che cambiano quando ti scaldi davanti al fuoco. Mm-hmm. A te piace fare queste cose? Metterti davanti a un fuocherello, a un accampamento e stare così? Sì, abbastanza. Anche a me, anche a me. Cioè, per me danno più valore a quello che poi fai o hai già fatto, capito? Cioè, un momento dopo tante fatiche ti metti qua e ti rilassi, capito? E poi ti prepari per farti di nuovo il culo. Allora, tanto tu stai per staccare, no? Sì, sì. Ok. Se rimani quei 5 minuti, inizio a vestirmi. Inizio a vestirmi, che sono ancora senza veli addosso. Senza veli! Va bene, non ci interessano i draghi nudi, ok? I draghi nudi non ci interessano. Niente bum bum pipa qui. Niente bum bum pipa. Ok. Pipa bum bum. Niente bum bum pipa? Qualcuno si è messo a dormire. Eh sì, Muramasa. Il furry dorme. Attenzione, furry dormiente. Bisogna stare attenti, quando incontri un furry con un grosso spadone, lì si ti devi preoccupare. Le altre due sono di poche parole. Cosa sembra questa? Sembra quasi una schermata stile BRB, no? Ti metti così, parte il BRB, parte proprio. Pensa uno che fa una live... Tipo, che ne so, di 5-6 ore e 2 ore o un'ora la dedica a questo. Questi che vanno al falò e questa è la live. Un'ora di live così. Yugi? Mm. Tu vedresti un'ora di live così? No, mai. Perché? Perché?
Perché ti metti a ridere? Vabbè, ma magari in quest'ora lo streamer poi interagisce con la chat, capito? Si chiacchiera, ah, no? Okay, sì. Non è un'ora che uno sta zitto, è così. No, non è così. Interagisce. Però il visivo è questo, capito? Non ti offre altro che questo per un'ora. E poi dopo partiranno altre ore di delirio, capito? Mm-hmm. Allora dai, facciamo finta che siamo davanti al fuoco, dai. Che ci racconti, Yugi? Com'è stata questa bella giornata? Interessante, interessante. Sì, hai mangiato la carnazza, ho portato grandi pacchi di riso su e giù per una grande montagna. Sì, a un certo punto sul carretto non c'era neanche più spazio e il peso era talmente tanto che le ruote hanno ceduto, quindi dopo ce lo siamo dovuti portare tutto a piedi. Una storia triste, ma vera soprattutto, autentica. E sei stata premiata con il bisteccone dopo questa missione, dopo questa quest, giusto? Buono, buono, buono. E raccontaci, descrivici questo bisteccone, dai. Facci venire fame. Succulento. Immaginate un bel pezzo di carne con tutti i nervetti e le linee di grasso che la attraversano, le fibre che lentamente si espandono e si sciolgono. E l'odore che sale, l'odore che sale verso il tuo naso, no? E poi le papille gustative, no? Che erano lì traballanti, tremolanti. Che ti creavano questa sensazione orgasmica in tutto il tuo corpo, Sì, ma non immaginarmi. Che vuoi? Stiamo parlando di carne, ma perché devi sempre rovinare i momenti tu? Devi sempre rovinarli, cazzo. Parliamo di cibo, Comunque anche nel cibo c'è la sua sessualità, no? Ricordiamocelo. Comunque, a parte quindi, questo. Perché dici rovinare il momento? È giusto invece. È sì, giusto sì, ma non immaginavo te. Era una cosa così astratta. Non ci sei solo tu. Non è che nel mondo mangi solo tutto l'hai tu detto la carne. Tu? Questo l'hai detto tu. Va bene, comunque, a parte questo. Tu che ne pensi della salsa barbecue? Ecco, il sapore non mi fa impazzire. Credo che copra troppo il sapore della carne. A me piace sentire proprio il sapore vero, crudo. Ammetto che anche io non la uso mai. Infatti l'ho comprata da poco, dopo parecchio tempo che non la utilizzavo. Però dipende, a volte può essere interessante. Lo sai dove? Sulle costolette. Sulle costolette secondo me la salsa barbecue è un classico. Quella è un classico. Sì, sì. Pensa che una volta ero stato a Roadhouse, che la domenica stanno le costolette non stop, e me ne sono fatte 7-8. E lo sai qual è stato il mio segreto? Lo sai qual è stato il mio segreto per mangiarne così tante? C'è un trucchetto. Però è un trucchetto che devi avere molta pazienza. E qual è? Praticamente tu prendi il boccone, no? Uno cosa fa? Quando mangia una cosa che gli piace, cioè a me succede, probabilmente anche a te, cosa fai tu? Mastichi poco, ingoi e non vedi l'ora di assorbire subito il prossimo boccone, capito? Esatto. Perché nelle poche masticate che fai, quel sapore forte tende a sparire, capito? E quindi tu non vedi l'ora di riassaggiare il sapore forte iniziale, capito? Invece io cosa facevo? Prendevo il boccone, lo masticavo finché non diventava un insulso pasticcio cremoso e inghiottivo. Facendo così riuscivo a tenere più spazio all'interno dello stomaco, capito? Era un gioco di pazienza, però un gioco di pazienza che poi alla lunga premiava. Infatti quando ero arrivato verso la settima ottava costoletta, quelli là hanno detto, scusate, dobbiamo chiudere perché è tardi. Ah, va bene, d'accordo. Peccato, me ne sarei fatta anche una nona. Capito? E poi loro fanno i furbi, lo sai cosa mettono quando devi ordinare queste robe nell'attesa? Ti mettono un contenitore enorme di noccioline. E tu lo sai come intoppano le noccioline, no? Ah, cacchio. Quella è una trappola, Quella è una trappola. Sì, sì. La prima volta mi hanno un po' fregato, ma dopo le altre volte che sono andato, sta ceppa. Oh, a pazzo. Non scherziamo. Comunque sì, poi quando è mi prendo un altro bel bisteccone, che io lo sai come lo faccio la carne? Penso anche tu. Alla piastra la faccio. Sì. La piastra viene più ruspante, più cazzuta, capito? Bella tosta. Però devi stare attento perché quando la fai alla piastra devi aprire la finestra, devi far partire la cappa, perché sennò la stanza dove stai sembra quasi che è partito l'incendio. Infatti l'ultima volta l'ho fatto un po' in ritardo e sembrava quasi di stare al Milano con la nebbia e tutto, non si vedeva più niente. Cioè. Comunque, a posto. Allora, abbiamo fatto questo momento di carne intenso. Io corro a vestirmi perché siamo un po' in ritardo, quindi ragazzi, purtroppo vi devo salutare e abbandonare adesso all'istante. Va bene, farò un saluto in solitaria. Ok. Ciao a tutti ciao, ragazzi, ciao. È stato notte, un piacere. Notte, buon viaggio, a presto. Palungo. Boom boom, ciao. Allora. Vai. Riposa fino al mattino. Ma vediamo se ci attaccano, Ci attaccheranno? Non ci attaccheranno? Oh. Non ci hanno attaccato. Now we've the vim to tackle the day ahead.
Come, we've much to be getting on with. I don't know about you, but I am full of vim and vigor. Ma falla finita, è sempre ad attaccare tutti. Era solo un corvetto, mamma mia. Così sei saggio. Equipaggiamento. Ah, questa è la sezione solo equipaggiamento. Ho capito. Vabbè, salviamo. Abbiamo fatto poco, ma quel poco che abbiamo fatto non lo dimenticheremo. E comunque è sempre un qualcosa in più che ci fa andare avanti nel gioco. Ve l'ho detto, me lo voglio gustare lentamente, piano piano, un passo alla volta. Un gioco che attendevo da parecchio, che facciamo? Lo buttiamo così? Non sia mai. Non sia mai, non sia mai. Abbiamo trovato anche qualche altro ciclope che non guasta mai. E vedremo, vedremo nella nostra prossima partita cosa troveremo davanti. Qualche altro nemico simpatico? Nemici fortissimi? O qualche altro furfantello che crede, insomma, di avere davanti un gruppetto di balordi qualsiasi, quando poi alla fin fine... balordi per modo di dire, attenzione, abbiamo fatto fuori ieri anche un minotauro, attenzione. Molto bene, quindi che dire, un'altra partitina fantastica su Dragon's Dogma 2 si conclude qui, grandi emozioni, il gioco per ora continua a piacermi, vedremo più avanti. Quindi per oggi è tutto, dal vostro Light, hasta la vista!